Buonasera, ma bentornati. Buonasera, bentornati a tutti. Io spero vivamente che finalmente io sia riuscito a fare l'intro corretta senza troppa attesa, senza chissà che cosa che sia successo. Ce l'ho fatta. Siamo tornati soprattutto. Questi me li posso anche togliere per il momento, tanto non mi servono. Ancora ci vedo. Sì, circa più o meno. Benissimo. Dovrei ancora vederci, non ho ancora un'età, non sono ancora troppo anziano per dirla. In modo molto semplice, io sono Francesco del Gemo Lombardo e sono qui per presentarvi ancora una volta Studio League, il format di approfondimento sulla scena competitiva di League of Legends, anche se ormai negli ultimi mesi in realtà ci siamo un po' allargati, ecco, abbiamo preso pure Ravage sulla barca, figuratevi, quindi significa che parliamo proprio di tutto, no, però è quello lo scopo, sì, il competitivo, sì, l'esports, si parte da lì, ma poi ovviamente c'è tutto un mondo che ormai gravita intorno a League of Legends ed è giusto riuscire a esplorarlo il più possibile anche insieme, soprattutto. Questa è la cosa più importante. Tra l'altro, finalmente, dopo un mese, ma in realtà 2 mesi praticamente, di difficoltà di trovare, cioè di mancanza di competitivo, oggi è un grandissimo giorno. Ma questa settimana in generale è una grandissima settimana perché è ricominciata ufficialmente la stagione competitiva di League of Legends. Prima di andare, LPL, LCK, LEC, LCS quasi perché hanno un lock-in strano formato per il momento. PG National settimana prossima. Prima di cominciare, come sempre, a qui a Studio League, vi do il benvenuto io, il bentornato io, dopo la pausa natalizia, ma vi dà il bentornato e il benvenuto anche un'altra persona oggi, perché e tra l'altro voglio salutare la persona che invece manca, che ci mancherà tantissimo, ma sono sicuro che È il morto? sostituto No. riuscirà a... No, non è morto, no, calma, calma, non è morto. La persona che ovviamente lo sostituirà riuscirà, forse, vediamo, non so quanto sia esperto in realtà di tenere dei programmi, io so solo che ne fa 5-6 alla settimana, quindi non so se riuscirà a tenere... anche questo lo scopriremo ovviamente insieme, vedremo di capire. Intanto un saluto a Vischio, perché purtroppo è a casa al momento, come tanti altri, non vi dico nemmeno perché, ma tanto lo immaginate, si capisce benissimo da solo qual è la questione, ma tutto bene, sta bene, l'importante è questo, un qualche acciacco, ma quella è l'età, è vecchio ormai, lo sappiamo, poi è molto alto, quindi ha difficoltà. Dico tutto questo perché so benissimo che non si può difendere e quindi potrà farlo in chat, ma chi se ne frega, no, questo non è un problema. Do a questo punto il passo, più che do, passo la parola al sommo supremo incredibile Giulio Jezzi, direttore della testata e capo supremo boss di tutta la baracca, che farà i consueti saluti di rito che dovrebbe fare Andrea, ma Andrea non c'è. Ciao Giulio, come va? Dopo questa introduzione non può che andare benissimo. Io spero vivamente di riuscire a essere un vostro degno compagno, anche perché so per certo che riesco a fare almeno quanto fa Vischio, se non di meglio, insomma, proprio perché non Ah, può difendersi. proprio perché non si può difendere proprio. No, no, però devo dire che in chat si cerca almeno di affinare un po' le unghie e i denti, però vabbè, dai. Tanto sappiamo che si può parlare sempre male delle persone che non ci sono, non presenti, ecco. Esatto, Però soprattutto quando si sì, va chiamano bene, Vic. ricambio anch'io il tuo saluto al buon Vischio, però a questo punto hai introdotto Emanuele, che è qui con noi. E mi sembrerebbe strano continuare a parlare con voi senza introdurre la persona che in questo momento è fisicamente al mio fianco, che poi sarà il protagonista della prima ora insieme, perché ho qui con me, a fianco a me, Gabbo, il top laner di Athleta Buongiorno, eSport. buongiorno a tutti. Distrutto dalle luci. Distrutto dalle Io luci. sono l'illuminato. Oggi l'abbiamo illuminato parecchio, devo dire, sì, però Allora, è però giusto così. I riflettori effettivamente devono essere sui prima, protagonisti, non... No, giusto, Francesco. sui veri giocatori, sui protagonisti di questa nuova stagione del PG Nationals, ci mancherebbe. Quindi, tra l'altro, noto con piacere che oltre le magliette, a quanto pare, danno anche le polo, quelli degli Athleta eSports. Quindi, Gabbo, insomma, ti è andata Ma bene diamo sto tutto giro. noi. Ti ha Diamo tutto. Stai richiedendo Giusto. qualcosa per caso, Diogemo? Com'è?
stai richiedendo qualcosa in questo momento? No, l'avevo richiesto tempo fa, ma non è comunque arrivato niente. La mia domanda è: tu te lo meriti? A sto punto, a sto punto ti direi no. Ecco, questi sono i fatti. A questo punto direi. Possiamo andare avanti. Che poi avanti. L'Apollo di Gabbo è personalizzata, eh? No, vediamo, vediamo. Gira, vabbè. Gabbo, gira. Prova a girarti, prova a girarti. Ma c'è sta scritto top lane. Cioè, me alzo, raga. Sì. Tanto in inquadratura vedi? Per questo la domanda direi gamer. Te la meriti, Deugemo? No, allora no. Allora decisamente no, non me la merito per nessun motivo. Ah, ecco, nel frattempo vai. Vi informo che oltre evidentemente gli sono fischiate le orecchie quando hai parlato di me come capo supremo eccetera, perché è apparso il presidente in chat che ha voluto regalare X abbonamenti, 10 abbonamenti ad Atleta TV, quindi lo ringraziamo come al solito, ovviamente. Grazie, presidente. riverenze. 10 Vischio, sì, sono andato a controllare, hai ragione. Precisiamo. No, perché io voglio dire che comunque c'è il capo supremo, ma poi c'è il presidente mega galattico dell'universo. Esatto. Sono... Quando lui ha detto X, uno sopra l'altro. Ha detto X, era per Roma. X numeri romani, 10, capito? Quello è il motivo. Cioè, vero. Hai detto X sub, 10 sub. Gabbo, guarda che non ci stanno più quei romani a Roma, eh. Non so se ancora ti sei ambientato forse nella nuova città, nella capitale, ma quei romani lì non ci sono più a Roma. Ho già cominciato a parlare col dialetto romano, quindi non lo so, penso di essere ambientato bene in questo momento. Lo stiamo insegnando anche agli altri, ovviamente, perché Gabbo ha vita abbastanza facile, viene solo dalla Sicilia, ma ce ne sono altri che vengono anche da molto più lontano. Sarà bellissimo insegnargli un sacco di cose di italiano, ma poi si sa che stando a Roma si impara il romano. È vero, basta parlare, non devi manco stare a Roma, basta che parli con un romano e già... Ne impari parecchio. Allora, direi che non perdiamo più tempo del dovuto. Tra l'altro, Gabbo, mi avevi chiesto un parere sui tuoi capelli. Devo dire che mi piace, ok. Sono sincero, nice. Ci sta. Yeah. Va bene. Piuttosto che tutta quella cosa lunga che avevi. No. Io anche mi do un'idea a tagliare. Diciamo che dopo un certo periodo servono questi cambiamenti. Nuova personalità ormai. Giusto, bravo, ci sta. Senti Gabbo, partiamo proprio da te, perché comunque adesso tu sarai appunto torni in Italia, sarai il nuovo top laner degli Atleta Esports e per questa nuova stagione che partirà, ricordo a tutti, martedì 18 gennaio, quindi fra 4 giorni, perché abbiamo sabato, domenica, lunedì, martedì si riparte alle 19 di sera, come sempre ovviamente in diretta su PG Esports. Senti Gabbo, la domanda in realtà è molto semplice, la prima: perché torni in Italia? Beh, dopo diciamo lo split, lo spring 2021 in Cyberground, diciamo che quello split mi ha lasciato un attimino destabilizzato, perché lo split è andato molto male e quindi non volevo diciamo ripetere quella performance, quindi ho deciso di prendere uno split di pausa, Summer 2021, e andare a poi durante il winter a vedere un attimino a che punto ero, per vedere un po' come riuscivo a competere. Ho giocato in Germania questo winter, o comunque winter 2021, è andato molto bene e durante l'off season mi sono fatto parte di questo progetto di Atleta che già mi aveva diciamo convinto abbastanza, quindi anzi la mia off season è durata molto poco, è durata circa una settimana, perché la settimana dopo aver finito il winter già avevo firmato con Atleta. Beh, Gabbo, diciamo che non sei un top laner che passa inosservato, sia perché non ci sono, credo, non è che ci siano chissà quanti top laner in sé nella scena competitiva, e questo è un aspetto che ne ho parlato sullo streaming mio, ne abbiamo parlato diverse volte ovviamente anche in streaming qua su Atleta, è proprio il tipo di figura che manca in Europa ad alti livelli. Ci sono buoni top lane, ma trovarne uno veramente alto ad alto livello è difficile. E in più, seconda cosa, seconda importanza, sei italiano, quindi vai a occupare uno di quei
due posti minimi necessari per poter avere un team che può partecipare al PG Nationals a norma di regolamento. Ricordiamo che nel caso di atleta, l'altro LTR è invece Enz, che ovviamente ormai fa parte della scena competitiva italiana in tutto e per tutto ormai, no Gabbo? Assolutamente, va anche ricordato che io insieme a Enz e Cospect pure, perché è incluso anche lui nel roster, esatto. Facciamo tutti e tre parte di appunto YDN durante 2020, che ci ha portato alla vittoria, cosa che... Il detto è squadra che vince non si cambia, in un certo senso comunque siamo andati a riprendere tre quinti di quella squadra e qui in atleta sono sicuro che faremo bene. Se posso quindi, aggiungere una nota di colore, visto che lo avete citato, parlando proprio di scambi culturali con Enz, ho approfondito molto la musica estone. Mi ha fatto conoscere alcuni artisti estoni e devo dire che ne sono rimasto anche piuttosto colpito, quindi stiamo ricevendo già un sacco da questi ragazzi, anche noi da quest'altra parte vi farò conoscere la musica estone. Come sono messi, niente, vedo l'ora, Giulio, musica a palla mentre eravamo in studio in casse. Sì, è da ballare. Musica nel pulmino. In regia, sì. nell'atleta pulmino, che poi vabbè, altra grandissima novità che poi prima o poi vi spoglieremo piano piano. Ok, perché ci sono tante novità, io lo so, cioè sì. Una ci sono, c'è una game. Poi fai sapere, Gemo, è sempre questo il problema. Cosa? Non ho capito. Queste novità, tu come fai a saperle? Lo sai com'è? Non lo so com'è, dimmelo. Ok. Anch'io i miei. Se vuoi te lo facciamo guidare, Deugia. No, io non voglio. Stai per caso dicendo, Gabbo, che deve morire il conducente? Cosa? No, perché per adesso il conducente sono io, quindi insomma decadrebbe una colonna portante. Sì, evitiamo. Gabbo, senti, ti volevo chiedere. Jungler e mid laner sono due ucraini, abbiamo Xonix e Mighty Dragon, che hanno giocato però nella LCL. È vero che ormai negli ultimi anni in realtà l'LCL, che è il campionato russo, ha un po' perso valore, importanza, ha un po' perso anche sicuramente proprio il livello competitivo, si è abbassato il livello competitivo e l'abbiamo visto con i risultati degli Unicorns of Love agli ultimi eventi internazionali. Però arrivano comunque due giocatori con tantissima esperienza, ma come la vedi questa situazione? Perché di contro io vedo anche che comunque potrebbero sorgere, penso che sia questa ovviamente la cosa su cui bisogna lavorare di più, dei problemi di comunicazione. Guarda, intanto per togliere la comunicazione davanti a noi, mm-hmm. diciamo che quella non è un problema assolutamente, perché entrambi i giocatori hanno un buon livello di inglese, quindi certo. La comunicazione, siamo fortunati ad aver trovato dei giocatori provenienti dal campionato russo, che comunque con la comunicazione non hanno nessun problema. Secondariamente, mentre sono d'accordo che la competizione in LCL è diminuita, va anche detto che secondo me gli Unicorns of Love, che erano quelli che avevano vinto il campionato LCL negli ultimi tempi, ha quasi perso dal team di Mighty Dragon. Vero. Diciamo che va anche detto che gli Unicorns non erano un brutto team, erano un buon team e comunque hanno quasi perso dal team di Mighty. Exonix comunque ultimamente si è fatto vedere nella scena competitiva di League of Legends, quindi entrambi i player, buona comunicazione, ovviamente dobbiamo tutti crescere come squadra, ma sono abbastanza sicuro che dopo aver effettuato tutti quei fix necessari per far girare bene la squadra e mettere 5 ingranaggi insieme più ovviamente staff, però che faremo davvero buoni risultati. Buono. Se posso ancora una volta interrompere e inserirmi, approfittare per salutare Mighty Dragon, intanto, che è l'unico che ancora non è riuscito ad unirsi a noi. Mm-hmm. La cosa ci
dispiace veramente tanto, però insomma cose burocratiche che prescindono dai nostri poteri, però lo vogliamo presto qua, come Dixonics anche, che ha avuto il primo impatto praticamente con l'Italia domenica mattina, molto presto, lui è arrivato sabato sera. E il primo impatto siamo stati io e Alessio Calabrò, il presidente appunto di Atleta Esport, che gli siamo letteralmente entrati in camera, cioè, anzi no, letteralmente no, perché entrare non potevamo entrare, però gli abbiamo aperto la porta per consegnargli un computer portatile su cui poter lavorare, lui stava dormendo. E quindi credo che per lui sia passato dall'Ucraina a Roma nel giro di, non lo so, veramente poco, e nel mezzo ha dormito, quindi questo è stato il suo impatto per adesso. Perfetto. Anche lui non vediamo l'ora che possa uscire dalla sua cameretta. Esatto, no, lo speriamo veramente. Comunque, Gabba ha citato prima che praticamente il roster è 3/5 di YDN. Io Xonix e Mighty Dragon non li conosco tantissimo, però ovviamente conoscevo Phantomless e Tabasco, due grandi player. Come li metti in comparazione? Cioè, tu pensi che siano più o meno dello stesso livello? Hanno un playstyle diverso? Come li vedi nelle tue prime esperienze che hai avuto con loro? Guarda, ovviamente siamo una squadra diversa, perché cambiare mid jungler è un cambiamento grande, insomma. Quindi nonostante 3/5 fossero quelli di 2 anni fa, ovviamente l'identità di squadra non è assolutamente la stessa. Quindi per quanto riguarda il playstyle di entrambi i giocatori è molto molto diverso rispetto a quello degli altri due. Soprattutto perché Phantomless e Tabasco erano più, diciamo, supportive. Okay. Mentre diciamo che loro due possono essere supportive, però possono fare anche altro. Insomma, in questo momento l'identità di squadra è un'identità di squadra molto diversa. Quindi se qualcuno pensa di poter capire come andrà a funzionare questa squadra, diciamo che già sta sbagliando. Okay. Giusto per mettere le mani avanti per l'opposizione, insomma. Gabbo, ma per il tuo stile di gioco che tu hai, tu preferisci un jungler più supportivo o un jungler che vada più aggressivo e che quindi più difficilmente riesca a darti risorse? Guarda, ovviamente non vado a dire il mio stile di gioco, però ti posso dire che generalmente quando giocavo con Tabasco io letteralmente non capivo nulla di questo gioco, e Tabasco faceva tutto per me e io potevo, diciamo, giocare con nessun tipo di problema, perché Tabasco gestiva un po' quello che succedeva, insomma, nel game. Però in questo momento, per quanto mi riguarda, mi ritengo una persona che può fare bene o male un po' di tutto, quindi mi piace molto adattarmi nella squadra, mi piace molto adattarmi per il mio jungler, per il mio mid laner, e farli giocare al meglio loro, perché sono molto confident di poter giocare a un ottimo livello in qualunque tipo di situazione, insomma. Ottimo, questo fa piacere. Senti, ma quando... questa domanda la faccio a Giulio invece. Quando, Giulio, avete deciso di prendere Drago come team manager, e poi avete visto il roster finale e non c'era nemmeno un polacco, come ci siete rimasti? abbiamo recuperato sull'Academy. Ah, meno male, ecco, dicevo io perché in qualche modo... No, poi questa ovviamente era la domanda scherzosa, la domanda divertente, ma l'idea è questa, Giulio, che volevo chiedere, perché giustamente tu sei co-conduttore con noi qui, ma ovviamente sei anche chi sta un po' dietro le quinte della costruzione di Atleta. E con Drago che tipo di team avete pensato di mettere su? Che tipo di team? Qual era l'idea di fondo, la filosofia, se così vogliamo chiamarla, nella costruzione di questo roster? Diciamo che la filosofia iniziale, soprattutto quella dettata da Alessio, dal presidente di Atleta Esport, che è sempre molto presente in tutti i lavori, insomma, ed è molto presente anche in questi giorni, è stata quella di presentarsi non da comparse, non vogliamo fare
non vogliamo essere di passaggio, ecco, insomma, vogliamo lasciare il nostro segno fin dal primo split. Ovviamente siamo dei rookies, almeno come organizzazione, quindi ci affacciamo a un torneo da neofiti in quanto organizzazione. Poi questo ovviamente non vuol dire che il roster lo sia, e sostanzialmente vogliamo divertirci, vogliamo far divertire i nostri ragazzi e chi ci guarderà, insomma, chi avrà il piacere di guardare i nostri ragazzi che giocano. Vogliamo vincere, ovviamente, ma soprattutto vogliamo mettere su una squadra che poi possa avere un progetto a lungo termine, che abbia un'identità propria. Il fatto di essere voluti partire fin da subito, fin dal primo split, in Gaming House, in un luogo fisico, avere la squadra insieme fin da subito è sicuramente parte di questo, di questa visione, insomma. Esatto. Gabbo, come lo vedi in generale a livello del PG Nationals quest'anno, anche in riferimento magari appunto al 2021, il 2020 quando avete vinto? Come la vedi la situazione? Quindi diciamo che in riferimento al 2020 è probabilmente il livello bene o male quello, non penso ci sia, almeno il livello dei top team bene o male è quello. Anche diciamo mediamente probabilmente più alto, perché se dovessi comparare i peggiori team 2020 a quelli di quest'anno, probabilmente direi che i peggiori team 2020 erano molto peggio, insomma. Quindi diciamo che il livello medio, diciamo che si è alzato, però il livello del team più forte probabilmente non è troppo più elevato del 2020, insomma. Mentre il 2021 diciamo che lo Spring 2021 probabilmente è il livello più alto per ora che il PG sia riuscito a ottenere, insomma. 2022 diciamo che quello che è successo è che con i cambiamenti delle IRL da Riot Games, diciamo che adesso è molto più complicato per una IRL minore avere un roster molto competitivo. Ovviamente noi abbiamo fatto il meglio, siamo anche soddisfatti ovviamente anche a livello di IRL maggiori siamo soddisfatti, però la difficoltà nel mettere un roster molto valido c'è sicuramente, perché adesso essendo una proprio di fatto una IRL minore, questo adesso diciamo che compromette un po' il livello generale. Però comunque, cioè, nonostante il nostro livello, siamo soddisfatti del nostro livello, siamo soddisfatti di poter diciamo giocarcela contro team di IRL grandi. Senti, tu ovviamente, se io ti vengo a chiedere di farmi la tier list dei top laner, tu mi rispondi in cima c'è Gabbo, e questo già lo sappiamo, quindi dando per scontato questo, chi vedi dietro di te? Quindi, a parte che i top laner non me li ricordo neanche tutti. Benissimo. Quindi direi che l'unico che mi ricordo, ovviamente, a parte Dedo, perché è l'unico italiano, l'unico che mi ricordo, che comunque riesco a ricordarmi, è Doxy, dei Axolotl. Quindi direi che lui è l'unico top laner decente, a parte me, in questo torneo. Perfetto. La tocca piano, pianissimo proprio. Intervento a gamba tesa da Tergo, rosso diretto, espulsione, 2 giornate di squalifica. No, le squalifiche non le ho prese. Le squalifiche le ha prese qualcun altro in questo PG National. Nemmeno il tempo di iniziare, qualcuno ha già una squalifica da scontare. Ma di questo ne parleremo in un'altra occasione. Ovviamente, c'è anche Sbreghe, ma anche il top lane dei Machuco magari non è malissimo, ecco, non è malaccio, ma questo lo dovrei dire. Sono opinioni tue. Esatto. No, ma perché Gabbo non se lo ricorda, non per altro, perché ha detto io non me li ricordo gli altri, mi ricordo solo. Non è che Gabbo ha detto così per non flammarli. L'avvocato del diavolo. Andiamo avanti con l'opinione che fa bene all'immagine, sì, quella ha ragione Giulio.
Mi sembra giusto. Senti Gabbo, a parte i top laner e le squadre, ci si lamenta un po' che c'è forse troppa poca attenzione nei confronti del PG Nationals, che servirebbe fare più contenuti. Questa ovviamente può essere dopo anche una domanda per Giulio stesso, che mancano contenuti, ma però io credo che, cioè, per un giocatore sia difficile. Un giocatore dovrebbe appunto pensare a giocare sostanzialmente e riuscire a impattare al meglio la partita e tutte, portare le sue prestazioni all'interno del campionato. Tu come la pensi da questo punto di vista? Dovreste anche concedervi un po' di più a fare contenuti, altro soprattutto nel vostro caso, che verrà un po' più semplice perché essendo tutti in gaming house, comunque avendo tutti stando tutti insieme, a parte appunto, come diceva prima Giulio, Mighty Dragon, che ancora non è potuto arrivare in Italia, però per il resto siete tutti lì, quindi potrebbe venire anche un po' più semplice da questo punto fare content e altro. Guarda, personalmente mi sono sempre trovato molto bene, diciamo, a creare contenuto in tutti i team passati. Infatti cercando su anche i presi, esatto, cercando su YouTube, se cerchi qualcosa su di me, diciamo, trovi diverse occasioni dove mi sono fatto un attimino, mi sono preso in giro da solo molte volte. Me lo ricordo. Ok. Quindi diciamo che personalmente forse sono io, però fare contenuti mi diverte per la squadra, fino a che ovviamente non sono robe che mi devono impegnare 10 ore alla settimana. Penso che 2 orette alla settimana per fare contenuto per la squadra, per me non vedo il problema, cioè alla fine 2 ore sono trovabilissime. Inoltre prendere una pausa pure dalla ranked, insomma. Fare streaming invece toglie troppo tempo? No, assolutamente, diciamo che fare streaming, io ricomincerò a streamare molto presto ormai, personalmente. Fare streaming, okay, veramente è la cosa più facile che tu, diciamo, per creare contenuto. Alla fine, esatto, creare contenuto, ovviamente sì, tu vuoi che la tua fanbase o comunque la tua viewer base si diverta e si goda il tuo streaming, però non la devi necessariamente prendere a tryhard mod, che devi necessariamente fare un commentary incredibile. Puoi semplicemente aprire lo streaming, giocare, avere un attimino di interazione con la chat, e bene o male stai creando contenuto. Quindi secondo me fare streaming è importante se vuoi appunto creare contenuto, farti vedere, ed è anche abbastanza easy, insomma, non devi necessariamente spenderci troppe energie. Giulio, dal vostro punto di vista, pensate di fare... C'è qualcosa anche magari che ci puoi anticipare? Io non ho idea, questa non la so davvero, Level Edge. Infatti stavo pensando esattamente a quello, anch'io la so. Bravo. Allora, no, sì, ovviamente c'è in programma tutto questo, nel senso, noi siamo l'organizzazione Atleta eSport nasce da una branca di Giga Pubblicazioni, che è una società che si occupa di questo, quindi è indubbio che noi lo faremo, ma come Deugemo Sama, immagino anche Revil, è PG stessa che soprattutto da quest'anno, poi io parlo sempre da neofita rispetto a quello che mi hanno raccontato, sta spingendo anche un po' di più le squadre stesse a produrre propri contenuti. Di certo è che i ragazzi che sono con noi, in realtà anche questo è stato uno dei prerequisiti che con Dragoist a inizio ci siamo dati per comporre il roster, comunque avere persone che fossero anche ben disposte a mettersi di fronte a una telecamera, perché è una cosa che non è scontata, non è naturale a tutti per forza, e quindi bisogna trovare anche le persone adatte. Ogni persona poi ha il proprio modo, no? Magari di comunicare se stesso, quindi bisogna trovare il modo giusto per farlo. Però è indubbiamente il modo migliore per una squadra e-sportiva in generale
per poter parlare di sé, farsi vedere dall'interno, raccontarsi direttamente, farsi conoscere, far conoscere il proprio lavoro anche a chi non lo conosce o lo conosce solo in maniera superficiale. Noi in questi giorni stiamo lavorando, i ragazzi stanno lavorando fianco a fianco anche al resto della struttura, diciamo, aziendale che li sostiene, e anche il fatto di essere lì affiancati da altre professionalità, eccetera eccetera, è una cosa che va raccontata, ad esempio. Però io penso che è il valore principale di un'organizzazione e-sportiva, soprattutto oggi e soprattutto in Italia. Se si vuole portare oltre il movimento, se si vuole uscire un po' dai legacci, dai limiti della nicchia, tra virgolette, come spesso, no, ci siamo detti anche tra di noi, bisogna iniziare a raccontarsi, che poi è quello che viene naturale, no? Quando non ci si conosce, ci si presenta, ci si racconta: ehi, ma tu che cosa fai? Sono un player. Ma che vuol dire essere un player? Beh, essere un player vuol dire questo, quest'altro. Te lo farò conoscere nel tempo, piano piano. Giustissimo. No, è la cosa migliore, perché è quello anche che cerco di fare io, che credo bisogna fare, nel senso, cercare di raccontare il più possibile quali sono tutte le sfaccettature di tutti i vari giocatori, figure che stanno dietro, team manager, sport manager, coach mentor, presidente, qualsiasi cosa, perché è quello che manca. Uno, giustamente, da spettatore vede solamente quello che appare in schermo durante la partita, cioè non vede nemmeno i giocatori, perché è questa la difficoltà principale, che in uno sport normale ovviamente riesce a vedere anche, cioè riesce a vedere i giocatori sono le stesse persone, e in un e-sports questa cosa non c'è, c'è qualcuno dietro uno schermo, quindi devi andarlo poi a raccontare per farlo vedere a tutti quanti. Gabbo, senza contare, sì, Francesco, sì. No, volevo aggiungere anche rispetto a quello che ha detto Gabbo all'inizio sulla difficoltà anche della composizione del roster, per via che PG Nations, insomma, non è una lega accreditata, c'è stato anche da considerare il fattore Gaia, cioè sì. I molti player, ma non solo player, anche eventuali staffer con cui siamo entrati in contatto. Tanti di quelli hanno rifiutato di venire qui o comunque di firmare con noi, perché non volevano essere in Italia per quello che è successo, per quello che c'è stato. E io credo che gran parte dell'errore che si è commesso, che possono essere stati commessi, poi uno parla così, poi non c'ero, quindi, però da quello che ho potuto vedere è stata proprio la comunicazione, la mancanza di comunicazione all'esterno, sì. Il fatto di avere sempre questa sorta di cortina nebulosa in cui ognuno bene o male coltiva il proprio e non lo esternalizza, non lo rende pubblico, e rende poi le cose molto più complicate quando vai a relazionarti all'estero, soprattutto quando vai a relazionarti con persone che magari riescono a vederti solo attraverso quello che esce magari sui giornali o quello che è il passaparola tra i giocatori, e quindi magari avere la possibilità di aprire le porte, aprire le finestre, far vedere cosa c'è dentro, può essere d'aiuto anche da questo punto di vista. Tutto qua. Sicuramente. Poi rispondere anche a Vischio, che lui dice: così sembra che quelli con cui abbiamo firmato siano seconde scelte. No, e il discorso è semplicemente che non è che si sono prese seconde scelte, ma che comunque queste scelte che si sono fatte sono state molto più complesse e complicate da fare e da portare a casa, proprio perché c'era un'esperienza pregressa in Italia che riguardava proprio il discorso, ad esempio, dei Gaia, ma anche ovviamente di altre cose che sono successe. No, non era Duam, era Alfari,
Vischio non era Doamne, era Alfadi che doveva venire agli Atleta con Perks, e poi però vabbè, ha detto no. Però lui non si è Perks fidato, Gabbo si è fidato e Gabbo è qui. No, ma il punto è che esatto. Cioè, c'era Doamne, però poi sono diventato free agent io e ovviamente la scelta era ovvia perché io... certo. Cioè, diciamo le cose come stanno, ragazzi, perché qua... Esatto, confermo, certo. Confermo. Cose, diamo a Gabbo quel che è di Gabbo, esatto. Non l'ho capito, mi sembra giusto. E, diciamo poi anche che nei Gaia c'erano, oltre al problema della comunicazione, c'era anche il problema forse dell'avere una concezione troppo da padre padrone dell'eSports, dell'avere una squadra eSports, la squadra mia, faccio quello che voglio io. Tra l'altro, se non ricordo male, Gabbo il credo PayPal. Che... almeno a parte quello, no, ma se non ricordo male, da vari rumor tu dovresti averla sfiorata quella bomba, praticamente. Diciamo che almeno, sì, con Gaia, puoi dirlo, che... se non vuoi dirlo, sì, no, diciamo che quello che successe ai tempi era che io ero molto vicino, diciamo, mi avevano mandato anche il contratto da firmare, ero molto vicino, diciamo, al firmare, però era troppo sus, diciamola in questa maniera molto sus quello che stava succedendo lì dentro. Quindi ho preso e abbandonato la nave, mi sono proprio buttato senza il salvagente, cioè prima possibile sono saltato giù. E dicendo... Il senno di poi, cioè, ci hai ripensato, cioè, ti sei mai chiesto, mamma mia, se gli avessi detto di sì? Ma il punto è... che io ero sicuro al 100% che fosse che non fosse una buona scelta, insomma. Ed è sono anche andato a dirlo, diciamo, ai player stessi, certo. che poi firmarono con Gaia. Andai e dissi: sentite, vedete che secondo me non è, sono abbastanza sicuro che questa non è una buona scelta, perché sì, insomma, perché dopo le ricerche fatte si notavano, diciamo, certe sus, cose molto sus. E quindi diciamo che sì, sono felice di aver avuto, diciamo, di aver preso la decisione migliore. Dispiace ovviamente per i 5 giocatori che poi, diciamo, furono imbrogliati, sì, però praticamente. Tra l'altro Enzo che imbroglia adesso nel però tornando team, diciamo, ma... al discorso che comunque attaccandomi a quello che diceva Giulio, va detto che appunto per colpa, diciamo, di quell'episodio, adesso Atleta è un'organizzazione che si affaccia su League of Legends, o comunque sull'eSport in generale, ma su League of Legends questo è il primo split di PG. Quando c'è un'organizzazione nuova che cerca di entrare in un ambiente competitivo, adesso in Italia c'è quella persona, ci sono tutte quelle persone che si fanno una domanda in più. Certo, perché ovviamente tu devi capire dove stai andando ad affacciarti, perché non hai referenze, perché nessuno può dirti good, bad, bene, brutto, perché non ci sono informazioni, assolutamente nessuna informazione. Però comunque diciamo che andando avanti sempre di più, ovviamente si acquisisce una certa, diciamo, notorietà, una certa fiducia tra te, esatto, e i bravo. Giocatori, insomma. Si instaura un rapporto più. Con Giulio, questa cosa interessante. Visto che Atleta è nuovo in questo contesto, secondo te che cosa porta Gabbo, magari altri player o altre persone a fidarsi, diciamo, di Atleta? Beh, noi ci siamo presentati ai ragazzi con un progetto, innanzitutto. Immagino che questa cosa l'abbia fatto anche Gaia. Beh, questo io non lo so, sicuro, sai? Sinceramente. Ah, ok, prego, 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 non volevo interromperti, prego. Non lo so, però quello che so è che intanto noi ci siamo affidati a persone, tra cui Dragoist, che potessero in qualche modo già essere un elemento di fiducia per chi si metteva poi in contatto con noi. E, ripeto, poi non so come è andato all'interno di Gaia, ma Drago è potuto andare dai giocatori a fare i tryout, comunque a presentare un progetto concreto, che è quello di Atleta eSport,
Poi penso che con il passare del tempo, all'inizio, sono sincero, all'inizio si percepiva un po' questo timore da parte di chi si affacciava, entrava in contatto con noi per la prima volta. E un timore del tutto giustificato, perché, come dice Gabbo, giustamente noi non eravamo nessuno. Però probabilmente presentando un progetto ponderato, pensato, che non è stato calato dall'alto da qualcuno che di e-sport non ha mai capito niente, ma da persone, da appassionati in primis, ma comunque anche persone che lavorano all'interno dell'e-sport da parecchio tempo, credo che sia stato un elemento importante per i giocatori. E mi ripeto, però, appunto, avere una progettualità, che vuol dire una gaming house, una prospettiva a lungo termine. Abbiamo fatto ai giocatori contratti da un anno che comprendessero già entrambi gli split, proprio per dare subito la percezione di una continuità, che non è solo percepita, ma è reale. E poi a fianco tutto un progetto di comunicazione che sicuramente una società come la nostra, che fa questo di mestiere, riesce a garantire indubbiamente ai ragazzi molto più e forse meglio di altre. E io spero che, insomma, siano stati questi i motivi principali. Poi devo dire che da un paio di giorni a questa parte, da quando i ragazzi sono venuti qua, hanno potuto conoscerci, hanno potuto vederci, toccarci, come dici tu, e è stato sicuramente meglio, perché poi si fa presto a parlare, a dire, a spostare documenti tramite Discord, però poi quando si è nel fisico e si lavora spalla a spalla, insomma, ci si rende conto poi della volontà principalmente di fare le cose, e quando c'è la volontà le cose si fanno. Quello sicuramente è la cosa più importante, la volontà di portarle a termine, di farle per davvero. E Gabbo, senti, io ti volevo fare una domanda, lo so, magari non segui più di tanto, non lo so questo sinceramente, però quello che ti volevo chiedere, secondo te, l'ultima domanda, giuro, perché sennò poi Drago ci picchia, avevamo degli accordi ben precisi, poi Drago si arrabbia e ci picchia. È qua che ci osserva. Appunto, proprio perché è qui che ci osserva, quindi non possiamo nemmeno sgarrare per dirgli, non possiamo inventare una scusa di qualche tipo, perché è qui che ci osserva, quindi sa benissimo che siamo qua. C'è da controbattere, Drago, può benissimo venire su Discord. No, tranquillo, Drago, tranquillo, ti preoccupare. Ma come la vedi questo discorso che l'anno scorso è stato introdotto il Proving Grounds, quindi a tutti gli effetti la Serie B? Cioè, se pensiamo, se ci fosse stata quando tu hai iniziato a giocare, pensi che ti sarebbe tornata più utile? Ti sarebbe tornata utile quando ai tuoi tempi? Guarda, è difficile da dirsi, però forse sì, forse no, perché ovviamente ai tempi, diciamo, le cose erano un po' diverse, pure in termini di elo, diciamo che avere un certo elo era molto più importante un tempo, era molto più difficile raggiungere il diamond e robe del genere. Direi di sì. Era quella la vetrina. Diciamo, probabilmente adesso è più facile arrivare a livello di IRL, o comunque in una IRL stessa se lo meriti. Uh-huh. Perché bene o male, per entrare in Proving Grounds da italiano, sono abbastanza sicuro che ti basti essere almeno di Master Elo. E il Master Elo è un elo che è raggiungibilissimo anche senza esperienza competitiva, cioè un elo che puoi raggiungere tranquillamente da solo. Perché sono abbastanza sicuro che di player italiani in Master Elo, in Proving Grounds, non siano neanche tutti. Quindi direi che la base è l'elo, quindi se riesci a raggiungere il Master, il Grand Master, e attivamente cerchi team, sono abbastanza sicuro che in Proving Grounds la tua opportunità ce l'hai, ce l'avrai di sicuro. Quindi ovviamente se poi meriti fai il passo in su. Un po' di fortuna va detto, serve sempre. Un po' di fortuna va sempre detto che serve. Perché
Ovviamente non puoi star simpatico a tutti, sai? Cioè, magari tu meriti, però stai un po' antipatico alla gente e non riuscirai ad avere quelle opportunità che magari meriti davvero. Quindi devi essere un po' fortunato, un po', ma non troppo, però ovviamente devi avere un buon mix di entrambe, va? Giustissimo. Beh, alla fine è un gioco di squadra, quindi non è tanto questione di simpatia, ma quanto appunto il saper entrare in un team, immagino, no? Non so, forse è una domanda che posso fare io a Gabriel. Un minimo di skill sociale dovresti averci. No, vabbè, ma la skill sociale ovviamente ti serve. Non è che puoi entrare e trattare male i tuoi compagni di squadra, il tuo staff e tutto il resto. Ovviamente ti serve un po' di skill sociale. Però sì, comunque va un po' detto che... Ok, il flame qui è abilitato oppure mi bannano? Non è flame pesante, lo giuro. No, vai. Siamo una testata giornalistica, se non gli scout in Italia, il coaching staff in Italia è ciò che davvero ci rende deboli, insomma, perché non abbiamo di staff decenti, li posso contare sulle dita, insomma, sulle mie mani. Spero che Black Russian sia tra questi. Ah, non lo so questo. questo non lo conosco. Non lo so, lo lascerò con il dubbio, così almeno se diverte la sera prima di andare a dormire. Glielo dice a fine split o a fine stagione, se va tutto bene glielo dice a fine split. Comunque sì, va detto che per questo è più difficile magari da rookie salire, perché c'è poca gente che ne capisce. Giusto. Però se proprio gli metti, se gli schiaffeggi le persone con la skill, penso che anche gli ottusi riescano a capire che vale, insomma. Certo. No flame. No. Ci dissociamo. È solo la mia opinione personale, siete liberi di non essere d'accordo, anche se ho ragione, e nient'altro. Emanuele, lascio a te l'ultima domanda per Gabbo, dai. Io un'altra domanda, non lo so. Quella che volevo fare, sinceramente... Se sono meglio arancini o pidoni, puoi chiedermi quello che vuoi. No, io non sono razzista verso i tuoi. Ecco, l'abbiamo dalla chat. Arancino o supplì? Aspetta, arancino o supplì? Questa è la domanda. L'abbiamo dalla chat un'altra domanda, perché è arrivato vai. Mr. Shadow, che intanto do il benvenuto nella famiglia Atleta TV, che chiede a Gabbo se ha preso 10 kg. Io posso dirti che nei primi 5 giorni, 4 giorni che è a Roma, la trilogia delle paste romane l'ho mangiata almeno due volte. Amatriciana, carbonara, cacio e pepe, pizze varie. Diciamo che sono un attimino fuori forma. Poi devi anche aggiungere le feste, il Natale, il Capodanno in Sicilia. Quindi sì, ragazzi, bisogna contestualizzare. Ma ho firmato da Atleta proprio perché mi avevano detto nel contratto che se non riuscivano a farmi perdere 10 kg in uno split, mi avrebbero dato un premio, cioè, perché si tryharderanno per farmi perdere peso. Però questi 5 giorni, okay, diciamo che li togliamo un attimino sì, questi sono bonus, dai. Esatto, sì, okay, una domanda seria. Ecco, se mi devi dare due pick importanti in questo inizio di season sulla corsa superiore e le loro build, il coaching si paga pick... però noi ti paghiamo per stare qua, Gabbo. Guarda, io ti direi due build, Gwen, su due campioni. Io direi, okay, Gwen e... facciamo Gwen e Fiora. Fiora, okay, stiamo parlando di solo Q, però, giusto? Sì. Ma pure in team. Ma tu pensi che siano tutti che possiamo vedere anche in competitive? O sì, il competitive cambierà qualcosa? Ah, quindi ok. Però ora ti devi giocare Fiora così, ok? Con press di attack. Ok, dirò tutto in inglese perché in italiano non le so, mi dispiace. Ok, press attacco sostenuto. Press di attack con Fiora. E devi buildare Blade of the Ruin King, okay, Spada del Re in rovina e Spezza passi, Stride Breaker. Ok. E poi le altre quattro buildi un po' quello che ti pare in base a quello che ti serve. Può essere Bloodthirster, può essere... Gwen, c'è Lethal Tempo che adesso è nuovo. Sì. E il Lethal Tempo è usabilissimo con Gwen, molto simpatico. E la build di Gwen è abbastanza semplice. Buildi Riftmaker e fai Cosmic Drive, oppure fai Riftmaker e Nashor Tooth.
Ok, ok. Guarda quella... Malanda, no, no, io non so di cosa state parlando, però intanto vedo Vischio, che è la solita secchia, che già sapeva tutto. Vedi? Sì, sì, sì. Ma le spell di Gwen? Teleporting Knight o... Ah, le spell? No, le spell. Okay, ok, ok, ok. Sempre il teleport intanto, perché quello è... top lane. Poi l'exhaust su Gwen. L'exhaust è fortissimo. Okay. Okay. Non quindi farlo non farlo sempre, ovviamente, ma farlo contro tipo quelle lane noiose tipo Jax, Seth, Camille, Fiora, queste cose qua. Ma l'ultimissima domanda, ti giuro, però anche questa è di ordine tecnico: quanto cambia secondo te per la top lane con il nerf al teleport? Ma personalmente sono felice che il solo Q, il top lane avversario, non possa più teletrasportarsi il bot al 3 e prendere double kill. Quindi in questo caso sono felice. Però questo, diciamo, non lo puoi fare manco tu. Vero, anche questo, però. Però mi sta bene che non ci riesca neanche l'avversario. Mi sta bene che non ci riesca l'avversario. Però comunque sì, cambierà la situazione, perché diciamo che ora la bot lane è leggermente più... deve essere leggermente più indipendente, leggermente, perché adesso non può più esserci, diciamo, né dal top né dal mid, perché anche il mid ultimamente prendeva molto il teleport, no? Sì, adesso sì, diciamo che botlane è più indipendente sotto questo punto di vista, insomma, più lasciata a se stessa, cioè o ci pensa il jungler o è molto più difficile che ci pensi qualcuno. Devo un attimino farsi crescere le gambe e cominciare a camminare da soli, insomma. Esatto. Mi sembra corretto. Ciao, saluto in chat Ian Dragone. Ciao, buonasera. Benvenuto. Buonasera. Su 3DV. Va bene, Revilvage, Giulio, non so se avete proprio qualcosina al photo finish, una battuta finale da chiedere a Gabbo. Credo che Giulio vorrà sicuramente chiedere: ce lo fai vincere questo split oppure no? No. Ah, ti no, devo fare tempo, questa... Okay. La vuoi per la clip? Esatto, è la clip da registrare. Serve e poi per... riportare no, a fine no, split. No, io... No, allora, Deogemon, devi essere ormai cosciente della nostra... distanza culturale, ok? Io sono da Roma, queste cose non si dicono. Al limite si succede, ma tanto non succede. Non succede, ma si succede. Dimmi. Guarda qua, la cam, la vedi? No. Sì, no, la tua cam. Ah, se aspetti qualche secondo la vedo da Twitch. Ah, ok, la vedo. Ah, ok. Perfetto, un cagare queste certe cose non si dicono. Ho parlato in separata sera con Gabbo, sa perfettamente cosa succederà qualora non vincessimo lo split. Questo penso che possa bastare. Direi che ci sono tanti ponti, c'è un fiume molto lungo a Roma, quindi è abbastanza semplice capire come possa finire. Ogni kill e ogni win sono nuovi pasti gratis di matriciana. No, abbiamo a dieta. Gabbo, io ce l'ho la domanda finale per te, però. Ma tu, quando mangi la matriciana o la carbonara, il guanciale lo mangi o lo lasci nel piatto? Ma che stai? È la cosa che mai è la cosa più buona del mondo, il guanciale. No, ma diglielo a Revilvage, lo amo il guanciale, lo amo. Revil ha quittato. Ha fatto bene. Allora, iniziamo ribadendo il fatto che io lo mangiavo ogni spaghetti, cioè ogni cucchiata la prendevo. Ma quello dovete mettere più della pasta, ragazzi, qui dovete credere, era troppo. Guarda che pure la videocamera si sta ribellando. Era di più i guanciali che non gli spaghetti. Ma così deve essere. Esatto, no, Mr. Shadow ci ha colto nel segno, no? Ormai una volta si faceva vi regare una cosa ogni like. Invece noi stiamo lì con la carbonara sotto il naso di Gabbo. Per questo mi hanno preso. Quando ho saputo che la Gaming House sarebbe stata a Roma, io... Allora Gabbo, ti auguro
Gabbo, ti auguro di prendere altri 10 kg allora, perché no, significa... No, io no, raga, tranquilli, no. Io ti devo perdere 10 kg adesso. Ce la metteremo tutta, non ti preoccupare. Gabbo, e ovviamente Gabbo, atleta, ovviamente anche Drago, grazie mille per essere stato qui con noi, per aver avuto questa occasione. Magari poi ci rivediamo a metà split, in vista della conclusione, della fine dello split, insomma, per vedere un attimo, fare il punto di situazione e capire come andare a capire. Grazie mille ancora, Gabbo. Grazie mille a voi. Grazie, Gabbo, grazie. Mangia il guanciale. Alla prossima. Bravo, vai a mangiare il guanciale, che te ne è rimasto un po' nel piattino. Ma io me lo merito. Te lo meriti, Revil. Mi dispiace, ma te lo meriti alla grande. Giulio, senti, ora che Gabbo è andato, io volevo però farti una domanda che ho visto in chat un po' di tempo fa, ma me la sono conservata in realtà. E prima di andare a vedere un po' qual è stata la situazione competitiva su League of Legends in questa settimana, perché voglio farla a te, perché giustamente sei tu, penso, la persona più indicata. Vischio un po' ha risposto, però era per capire meglio, perché ad esempio c'è stato un articolo uscito ieri da parte di Pablo Suarez su Dot Esports, in cui, diciamo, ha fatto un po' il punto della situazione tra i team LEC e team LCS sulle difficoltà che stanno dovendo affrontare, ma anche la stessa broadcast crew dell'LEC sul dover affrontare la pandemia, di tutti i problemi che derivano dal Covid e via dicendo. Voi, come atleta di esports, anche considerando il fatto che avete deciso comunque di prendere una gaming house, degli uffici fisici, tutto quanto, in che modo sta influenzando il Covid tutte queste vostre attività? Guarda, non più di quanto possa influenzare in realtà la vita di tutti e il nostro lavoro in generale fino adesso. Rispondeva Vischio in chat, prima vedevo del caso di Xonix e di Mighty Dragon. Anzi, Revil, posso chiedertelo solo una volta? Mighty Dragon! Grazie. Però, a parte appunto loro due, che poi è stata una sfortuna in realtà, sostanzialmente l'Ucraina è stata messa in una fascia peggiore sostanzialmente rispetto ai paesi europei riguardo il Covid, pochi giorni prima che arrivasse qui. Quindi lui, ad esempio, è arrivato e deve osservare 10 giorni di quarantena. Lo stesso per Mighty, appunto, che è bloccato in Spagna perché attende di avere i documenti spagnoli, ma sempre per questioni di Covid. Allo stato attuale, okay, se lui venisse oggi qui, dovrebbe comunque osservare 10 giorni di quarantena, pur venendo dalla Spagna. E questo ovviamente complica un po' il lavoro per noi, complica il lavoro per i ragazzi, soprattutto. Quello che stiamo cercando di fare adesso è cercare di far sentire i due ragazzi esterni il più all'interno possibile dei lavori, perché ovviamente si trovano nella situazione in cui i propri compagni di squadra sono tutti insieme, vicini, si parlano con l'allenatore, è più facile ovviamente, mentre loro devono ancora osservare le cose dall'esterno. Diciamo che forse questa è la difficoltà più grande. Poi e trovare un alloggio per una persona che viene da fuori è una complicazione per noi che facciamo eSport, come per, penso, qualsiasi altra azienda oggi. E i ragazzi hanno tutti almeno una dose di vaccino fatta recentemente, quindi questo già diciamo, è importante, che, diciamo che prima passati i primi giorni di delirio e osservate le quarantene e le disposizioni burocratiche, dovrebbe filare tutto abbastanza liscio. Speriamo, lo confidiamo, ovviamente lo confidiamo. Benissimo, signori, direi che è arrivato il momento adesso di fare un attimo una panoramica su quello che è successo in questo inizio di stagione, perché appunto dicevamo oggi inizia l'LEC, ma in realtà tutto è iniziato questo lunedì, perché lunedì 10 gennaio 10 sì giusto 10 12 14 giustissimo lunedì 10 gennaio è ricominciata ufficialmente la stagione
competitiva 2022 di League of Legends e, come ormai ogni anno accade, la prima a iniziare è stata l'LPL. L'LPL che non so se vogliamo mettere a schermo pure questo, non lo so se conviene, boh, guarda, io lo metto, poi la regia bravissima deciderà tranquillamente se e cosa fare da questo punto di vista. Mi affido a loro, tanto io devo solamente guardare. Allora, diciamo subito che non è stato un inizio fantastico per quanto riguarda il nostro Shadow. Sappiamo che appunto abbiamo Shadow ancora nel PL, confermato agli LGD, la stessa squadra dell'anno scorso, o meglio, la stessa squadra, il nome e il roster è forse ancora peggio di quello dell'anno scorso. Due sconfitte su due partite, è vero che la seconda l'hanno giocata contro i FunPlus Phoenix, che hanno già imposto una prima sconfitta agli RNG vincendo 2-1 nella seconda partita della giornata inaugurale dell'LPL, del campionato cinese, ma la prima in realtà l'hanno persa 2-1 contro una... vedo di non morire affogato, no, ce l'ho fatta, contro gli Anyone's Legend. Avevano vinto il primo game e poi si sono un po' lasciati trascinare da cose che non vanno. Diciamo che, per fare una battuta, stamattina leggevo ad esempio una battuta su Twitter in cui si diceva, era in inglese, in sostanza diceva Shadow è l'ombra di se stesso, giusto per fare, diciamo, il giochetto di nomi col suo nickname in inglese. Sì, no, forse. Il problema è che non è solo lui, ma è tutto il roster che non è all'altezza di questo LPL. Diciamo che se l'anno scorso poteva pensare di entrare nei primi 10, quest'anno credo che sia ancora più difficile da questo punto di vista. Ovviamente gli auguriamo il meglio, ma credo che sia abbastanza complicato. Invece sorprendono da subito i FunPlus Phoenix, ripeto, che hanno fatto veramente, veramente bene. Ma quando è che giocano? Un attimo, perché volevo dire una di non perdervela. Eccola qui, la vera attesa. Ora non me ne vogliono i FunPlus Phoenix, RNG, tutto quello che volete, ma la vera attesa sono i Bilibili, che giocheranno domenica mattina, perché Ravage ci sarà il ritorno, il grande ritorno, forse uno dei più attesi di sempre, il ritorno di Uzi. Mamma mia. Io, allora, inizialmente, quando uscì la notizia che doveva tornare, io pensavo che internet, sai, stesse facendo il memino, le gag, e invece no, e quindi mi sono sentito male. Da vedere, per forza. Giusto, forse, poi giustamente vedere... come sottolinea Cam, è forse, perché comunque ci sono due giocatori in questo momento, due bottleneck in questo momento nei Bilibili Gaming in LPL, perché abbiamo sia Uzi che Doggo, bisognerà capire qual è la situazione. Io spero che comunque prima o poi verrà dato spazio. Anche... Io penso che queste prime partite siano molto importanti per Uzi e anche per noi, che dobbiamo vedere le partite, i game, per capire a che livello è attualmente. Esatto, rispetto agli altri quello. E rispetto al se stesso di prima. Perché ad esempio ormai è un anno e mezzo praticamente che non gioca competitivo, quindi è davvero importante. Per quanto riguarda, guardavo la domanda in chat, a livello di meta, in draft nel PL, per quanto riguarda... guarda, possiamo vederle tutte. Diciamo che per la botlane, ad esempio, in questo momento Jinx e Aphelios sono i più abusatissimi. Contro si gioca Jhin, Ziggs abbastanza, Caitlyn in realtà è un buon pick, ma non lo vediamo spesso perché viene bannato soprattutto, quindi c'è questo piccolo problemino, mettiamola così, del ban di Caitlyn, perché in questo momento in realtà avrebbe il 100% di pick e ban. Sì, vabbè, Caitlyn è estremamente forte, sì. È come magari altri di carry da lunga gittata, ad esempio anche con Aphelios. Cioè, bannata, scusami, ma giusto per dare il numero, bannata 22 volte in 25 game. Se lo merita? Non so, dimmelo tu, sei tu qua l'esperto, non sono secondo io l'esperto. Secondo me, allora, io non ho visto bene le draft, quindi non vorrei sbagliare. Però spesso si tende a giocare... Quando si inizia a giocare in un meta dove la di carry richiede alto range, come magari Jinx, che poi ha comunque il suo fishbone, Jhin che da distanza può andare tranquillo, e anche Aphelios, Caitlyn va a spiccare maggiormente, perché certo, comunque quella che di base già all'inizio
può mettere l'impronta sulla corsia. E poi ci si evolve con molti AP carry, tra cui Ziggs, per andare a counterare la medaglia di Caitlyn. Quindi è un susseguirsi di io metto la mano, tu metti l'altra, io faccio questo, tu fai quello, io faccio questo. Tra l'altro, a proposito di AP, ti volevo chiedere, si sta giocando molto Ezreal all'AP. Cioè, ho visto l'altro giorno, non mi ricordo chi era, mannaggia, una ultimate di Ezreal. Attenzione, AP. Perché ancora... Perché allora Ezreal ha una, ultimamente ha una build molto particolare. Ok, cioè, sul build... fuoco lo vado a controllare subito. Vai. Ok, comunque Ezreal si builda con l'Essence River, poi si va a fare ovviamente la goccia con il Muramana e poi la corona. Perché la corona ti fa scalare meglio ovviamente gli skilling AP, ma ti permette di non essere one tappato dagli assassini o dagli avversari. Ok. Quindi tu hai comunque abbastanza danno per il proc della scena dell'Essence River, però oltre a far danno puoi anche resistere. Questa è la core build attuale di Ezreal. Sì, sì, infatti stavo controllando, se non ricordo male era Gume Yushi, e in effetti lui di AP aveva solamente la corona praticamente. Esattamente. Poi Essence River, la goccia ovviamente che si va a trasformare poi con la in AD, ma quella mi ha fatto impressione, perché ha preso 4... avversari, li ha smezzati tutti, avendo un solo oggetto AP. Sì, il True Shot Barrage scala molto bene in AP, e c'è anche da calcolare un'altra cosa, la corona, essendo un mitico, ti permette di avere molto più AP, sì. Perché vai a comprare e completare gli altri oggetti leggendari, e basta. Per aumentare di tanto il danno della tua ultimate, basta e avanza. E poi ovviamente tu vai tranquillamente a D con il resto della build, applicando la Shin con l'Essence River e con Muramana spammi quello che vuoi, amplifichi il danno delle tue spell, dei tuoi attacchi base e così via. Però di AP vi assicuro che è soltanto la corona. Esatto, sì, esatto. È proprio così che funziona. E, per quanto riguarda quella... abbiamo visto un attimo nel PL la situazione, ovviamente tutto in divenire, poi fra 6 mesi capiremo come va, perché comunque se c'è 7 squadre è sempre un casino capire come va a finire. Invece partono benissimo in LCK, ad esempio sono partiti benissimo da Buonchia, anche Chovy ha fatto il suo primo game con i Gen.G, 2-0 secco con i DRX, ma quest'anno i DRX mi sembrano ancora peggio dell'anno scorso, forse se possibile, se posso dire la mia. Hanno fatto una prima partita, ricordo che sono tutte best of 3 queste, sia nel PL che nel CK. Una prima partita contro i Sandbox Obrobriosa, non è andata meglio assolutamente stamattina contro i Gen.G. Anche gli Unwa Life mi erano sembrati parecchio fermi, ma poi hanno dato un bel colpo di reni contro i Nongshim Red Force. Forse questa è l'unica sorpresa che c'è in questo preciso istante, cioè il fatto che i Nongshim hanno perso la prima partita nonostante i Nongshim abbiano messo su decisamente un buon team, mentre i T1 hanno vinto da poco, hanno chiuso praticamente la partita di oggi che avevano oggi contro i Fredit Brion. Se andiamo a guardare invece qual è la situazione in questo momento in Corea per quanto riguarda i campioni, insomma il meta, diciamo, per fare dire una volta, perché non credo se mi sia perso qualche che bello, no, c'è gente che ipotizza che cosa tu stia risolvendo su quella lavagna, ma è un anno che ce lo chiediamo e ancora non siamo riusciti a trovare una risposta. No, allora diciamo che come scusa dico che faccio ripetizioni di matematica e fisica. La verità appunto è che sto cercando di capire perché non riesco a salire, perché non riesco a carriare. Ci sto provando in tutti i modi, che il fatto che comunque vada sarà avanti una questione e poi indietro. Di... Niente. Sarà una questione di segni. Può essere, sarà che sbaglio qualche conto da qualche parte e non riesco a trovare quello che dovrei trovare. Non credo sia possibile per i DRX fare più schifo dell'anno scorso. E invece, è certo, il team non mi follow, è sempre colpa del team.
No, a parte gli scherzi, invece nel CK, vabbè, Lee Sin tantissimo, ma bannati 14 volte su 14 Devil Page, Renekton e Twisted Fate. Ok, vabbè, la Renekton serve per avere quella potenza in early game ed è un setupper per i jungler, quindi sì. si aiuta ad autogankarsi. Esatto. La stessa cosa può fare Twisted Fate grazie alla sua carta gialla. In più può iniziare subito a mettere pressione in mappa. E c'è da calcolare che TF insieme a Shen hanno subito un enorme buff con il nerf del teleport, perché loro possono partecipare subito a botlane a differenza degli altri. Vero. Invece pochissima Jinx, mi sembra di ricordare, giocata solo due volte, quindi rispetto all'LPL in cui Jinx è stata giocata 20 volte, perché non avendo Caitlyn aperta, si giocava sempre Jinx. Invece in Corea si preferisce comunque Jhin come AD carry, Aphelios, ovviamente. Dimmi. Jhin è un evergreen, cioè sì. Sei tranquillo, perché il punto forte di Jhin è che è un AD carry che prima di entrare in fight, quindi mentre aspetta che gli avversari sprecano le risorse, tu puoi comunque essere utile per il tuo team. Ti faccio un esempio: c'è un fight, Jhin da distanza, fuorilegge letale, ultimate e poi entra a fightare. Invece gli altri sono quasi sempre costretti ad aspettare per fare DPS, perché magari hanno un CC che devono per forza rispettare, una composizione del team avversario, e quindi non possono già iniziare da subito a fare danno nel fight. Jhin, sì. Ravilvage invece. Ti chiedo una cosa, lo so che questa in realtà non era preparata, però noi sappiamo che Ravilvage è figo e bravissimo e quindi ci risponde a tutto senza problemi. I due pick, che soprattutto in LCK, hanno un po' sorpreso, parlo per me da ignorante, hanno un po' sorpreso, magari non è così in realtà, ma Tryndamere in top lane, non in mid lane come abbiamo iniziato a vederlo ai mondiali, Tryndamere in top lane, molto spesso soprattutto opposto a Graves, e Viktor in mid lane. Ora non so se è una conseguenza di Arcane, ma Viktor best boy LCK fino a questo momento. Oh, Tryndamere, devo essere sincero, non so perché. Uh-huh. Lo dico. Viktor sì, te lo posso dire. Vai. Viktor è... Non è Arcane la risposta. No, non è Arcane, ma okay. Perché si può flexare in tre ruoli. Ah. Puoi giocarlo mid, puoi giocarlo bot e puoi giocarlo top lane. E in tutti e tre i ruoli è fortissimo. Ma sì, non mi sembra che sia cambiato qualcosa a lui, però. È cambiato qualcosa al meta, è cambiato qualcosa al first strike, che l'aiuta molto. Soprattutto in top lane se la cava benissimo. Ha il tempo di staccare gold, ha il tempo di crescere e di applicare il suo vantaggio poi nei teamfight. E poi è safe anche nelle corse laterali, perché guadagna movement speed, zona gli avversari con il campo gravitazionale. È molto molto forte, molto molto forte. Ti interrompo perché volevo intanto dare il benvenuto a Jumbo Banana, perché ha un nome fighissimo, ma poi ti fa subito una domanda: è il Gragas tank top? E poi ce n'ho io una da farvi a tutti e due. Allora, Gragas ha un grosso punto forte e altri punti deboli. Cioè, il punto forte di Gragas è che nel momento in cui è bilanciato e si può usare, può essere flexato ovunque. Letteralmente ovunque. Può essere giocato top tank, può essere giocato mid AP, può essere giocato support, utility tank e disengager. E in più da support è anche forte contro... molti campioni che prima erano in meta. Ad esempio Gragas prima veniva usato spesso e volentieri magari contro una Miss Fortune, perché con un semplice barilozzo tu annullavi il DPS principale che era la pioggia di proiettili di Miss Fortune, come la sua ultima, certo. Esattamente. Qual è però il punto debole di Gragas? È che deve essere abbastanza forte da avere la possibilità di fare tutti questi flex. Okay. Se non lo puoi flexare e poi però sei costretto a inserirlo in un ruolo dove al momento non è forte e ci sono altri pick migliori, come ad esempio, che ne so, il support o la top lane, lì quasi sicuro hai una lane stra perdente. Quindi quando vai a selezionare Gragas in un meta devi essere sicuro di poterlo mettere in più ruoli
senza però perdere automaticamente quella corsia. Giustamente sottolinea Cam che Victor ha il 60% di win rate contro Corki in competitive ed è un buon counter dello statistico, non so se lo è realmente anche in solo io. Sì, sì, però Corki è disgustoso al momento della corsa centrale, sì. Perché grazie alla build AOE, chiamiamola così, o se volete chiamiamola build cinese perché l'hanno inventati gli asiatici, ti permette di avere un danno sproporzionato sui razzi. Infatti la build consiste in Eco, Muramana e Tiamat. Questi tre oggetti ti permettono di... tutti i tempi, sì, come tu, già di sé per sé il razzo di Corki quando arriva fa un danno splash ad aria. È vero, è vero. Questo splash poi viene va ad applicarsi anche l'eco e la Tiamat, che vanno ad applicare l'eco, la Tiamat e il danno splash anche su i target vicini. Quindi anche loro poi vanno ad applicare lo splash AOE del danno ad aria del razzo. Succede praticamente un susseguirsi di danno ad aria che si unisce a se stesso, amplificato poi dal Muramana. Com'è il danno? Scusami, Revivege, chiede Vischio, com'è il danno? Amplificato su se stesso. No. Che ho detto? No. Com'è il danno? Sproporzionato? Splash. Non so, è sbagliato. Splash. No, è giustissimo. È Vischio che ti prende per il culo, tranquillo. Ah. Cioè, Vischio, io vaffanculo, te lo posso dire anche in diretta, eh? Non è un problema. Lo dico, dai. Parti meme. La forza di questa build di Corki è proprio questa, cioè che se ha già una persona gli fai danno, ma se ne stanno due vicine, e becchi il razzo, il danno è assurdo. E Corki riesce a gestire, cioè scusatemi, Victor riesce a gestire Corki. Almeno quello, certo, ci sta. Giulio, hai detto che avevi una domanda per noi. Sì, no, perché adesso che vi sentivo parlare del meta, insomma, del campionato cinese, mi è venuto da chiedermi quanto osservare appunto quello che fanno i cinesi nei loro pick and ban, nei loro build, può essere utile per capire cosa può succedere, cosa potrà succedere invece nel PG Nuts. Questa è un'ottima domanda che io faccio spesso, chiedo spesso e non è affatto semplice, perché comunque la Cina è sempre una, non dico un discorso a parte, ma quasi. Già ad esempio con la Corea, con l'LCK, già vediamo diverse differenze più o meno in tutte le lane. Si parte dalla stessa filosofia, ma poi alcune differenze ci sono. E al PG Nationals io credo che sia un po' più difficile rivedere esattamente quel tipo di meta. Poi non so come la penserebbe, invece lo faremo rispondere anche lui, ovviamente. E, principalmente per un motivo, perché il livello meccanico non è lo stesso, non può mai essere lo stesso. E in un giocatore della FPL o dell'SK ovviamente ha le abilità meccaniche per poter giocare tranquillamente qualsiasi cosa, perché tanto... E non ha problemi da questo punto di vista. In una PG Nationals invece, quindi non è questione di PG Nationals ma una lega europea, anche nelle major, nelle accredited, se così vogliamo chiamarle, a parte 3-4 forse, ma nemmeno 10 giocatori penso delle varie IRL, nessuno può permettersi di poter giocare qualsiasi cosa, perché il livello non è ancora quello, altrimenti non giocherebbero in una IRL, cioè parliamoci chiaro. Quindi si predilige di più trovare, cioè in base alla materia prima che c'è, alle mani che ci sono, diciamo, in quel momento si predilige trovare la giusta comp in base alle mani che ci sono. È ovvio che se mi viene richiesto di giocare, che so, una comp con Lee Sin, ma anche lo stesso Victor non è così davvero semplice da giocare meccanicamente. Basta guardare ho guardato una clip di Doimb di qualche mese fa, ma anche la stessa clip di Faker, che l'altro giorno ha giocato Victor. Cioè, se uno se lo prende frame per frame, si vede una differenza abissale tra cosa significa saper giocare Victor e giocare Victor. Due cose veramente, cioè una distanza enorme a livello meccanico. Io credo che ad esempio un pick come Victor, che
per quanto possa essere fortissimo, non lo metto in dubbio. Secondo me, a livello di IRL, non, ripeto, non questione di PG Nationals, ma questione di IRL, è difficilissimo da vedere. Cioè, lo vedremo, sicuramente lo vedremo, ma non lo vedremo di certo allo stesso livello. È impossibile vederlo allo stesso livello. Io, fossi in un coach, forse eviterei, metterei il mio player in un comfort più semplice. Di vedere quando giocano Kiana, sembra che c'hanno due puntatori del mouse, uno sugli avversari, uno sugli elementi. Bravo. Sono incredibili. Allora, per quanto riguarda me, io penso che in Asia, proprio come ha anticipato Deogemo, puntano tantissimo sulla skill micro del player. Cioè, il player dice: sì, io Kiana te la uso perché la so usare e tenterò outplay. La stessa cosa anche, che ne so, con altri champ più aggressivi o più meccanici, che non ti fanno dire: ok, andiamo safe, abbiamo un tot di possibilità, cerchiamo di essere più solidi possibili. No, là cercano sempre di tirare al massimo esatto, con le skill meccaniche del giocatore. Cioè, invece in un PG Nationals o IRL, scusa se ti interrompo, ti lascio andare subito, in un PG Nationals o IRL, se tu vuoi, come dici tu, un campione aggressivo, ma nemmeno troppo meccanico, la scelta migliore è LeBlanc. Vex, forse anche Vex ormai è Vex di più, livello. LeBlanc già ti richiede un po' più, però sì, di però diciamo che a quelli molto difficile da applicare. Vero, però LeBlanc è comunque un personaggio che sai giocare, anche perché non solo perché sei a livello, ma perché è un personaggio che c'è da sempre, quindi se sei un mid laner, LeBlanc la devi saper giocare, a mio avviso la devi saper giocare per forza. Dipende, non sono molto d'accordo con questo, diciamo, perché il problema di LeBlanc non è fare la combo marchio, ancora marchio con la R, distorsione spaziale e via. No, il problema di LeBlanc è la posizione in mappa, cioè riuscire a entrare, assassinare, affiancare o effettuare un fight con LeBlanc è impossibile. È difficile. Devi entrare, uscire, rientrare, aspettare CD. È difficilissimo. Vero. È veramente difficile. Se tu vai a vedere delle analisi di gameplay di LeBlanc, magari di alto elo o anche di partite competitive, noterai che le possibilità, questa cosa è importante, le possibilità di azione di uno LeBlanc magari sono 2 o 3. Invece con altri campioni tu ne hai 5, 6, 7, ne possono capitare di più, no? Con LeBlanc sono molto molto ridotte le possibilità di azione. E questa cosa è tantissimo in una partita competitiva, dove tu appena hai l'occasione la devi sfruttare, ma se non hai occasioni come fai a sfruttarla e giocare? Questo giusto, è il problema. Giustissimo, concordo. Comunque, prendo il discorso di prima, nel resto del mondo, a differenza dell'Asia, si tende a giocare qualcosa di, non dico meno meccanico, ma più sicuro. Cioè, campioni che sai che fanno questo lavoro, sai che tu vuoi giocare la partita così e lo fanno. È difficile trovare quel giocatore o la partita in cui il giocatore ti fa la richiesta. Sì, sì, dammi Kiana, dammi Pyke, no? Anche Pyke è un campione support che richiede estremamente le mani, le abilità meccaniche del giocatore. Però quante volte lo vediamo? Difficile, molto molto difficile. Un Thresh, sì, Thresh è forte se lo metti magari vicino a una Felios o magari un Jhin, una Jinx. Però comunque anche il cancelliere richiede molte skill. E quindi tendi a giocare più campioni più safe, più tranquilli. Sai che devi fare quella combo, sai che devi fare quel drago, sai che devi fare quell'azione in un determinato minutaggio della partita e lo fai. In Asia no, quindi non vai a copiare quello che vuole fare l'Asia, perché l'Asia ha un playstyle magari che può essere migliore, ma che ti richiede più abilità, più skill. In più c'è un'altra cosa, mentre noi giochiamo la mappa tutta, cioè giochiamo tutta la mappa, giochiamo la giungla, la top, la botlane, in Asia no, TP, oddio, da quanto tempo non facciamo un fight botlane? 5 minuti? Tippiamo, vi prego, si sentono male se non fanno un fight ogni 3 minuti nella corsia inferiore. Da noi può fare fight un po' mid. Infatti ho visto che uno molto più lenti. E per forza, non possono tutti fare in 7 bot, ci mancherebbe altro. Per questo arriva il Twisted Fate. Arrivo io e arriva lui con Destino, con il recall e via. Esatto. Mi permettete di dare il benvenuto a Trinzer in chat, che ci è venuto a trovare, l'altro ragazzo di Atleta Esport, questa volta lato Valorant, che oltretutto
questa settimana hanno affrontato il primo qualifier del VCT. Non è andato benissimo, però si rifaranno. Ma già non è facile, lunedì, 400 lunedì squadre, qualifier, insomma, non è facile. Cheaters, però va bene, non andiamo avanti. Anche lì è un po' un problema. Lunedì c'è il prossimo, tra l'altro. Sì, esatto, in bocca al lupo a tutti quelli che parteciperanno. Elise Support, no, mi pare che non si sia vista ancora. Se ne era parlato in off season, ma al momento non mi pare che sia spuntato. Giustamente Jambon Banana dice: sì, il livello è proporzionato, puoi giocare tutto, perché non è che l'avversario sia fake. Sì, Jambon Banana, giusto, correttissimo. Ma è anche vero che se io devo giocare il matchup Corki Victor, cioè, è più facile giocare Corki o giocare Victor se siamo allo stesso livello? Ma tu devi calcolare anche che tu, ok, vuoi fare. Vuoi prendere il campione più difficile. Mm-hmm. Per avere una reward maggiore se sai giocare, ok? Sì. Quindi tu dici al coach, o il coach te lo chiede, di scegliere un campione del genere. Dall'altra parte, invece, non troverai l'altro stronzo che pensa lo stesso. Va safe, va alla cosa più tranquilla, sa che con un determinato draft, una determinata draft, deve giocare in un determinato modo, quindi sarà più solido. Sarai tu a dover rompere la solidità dell'avversario. Ed è molto più difficile, perché ti richiede una skill proattiva che deve essere nettamente più elevata rispetto alla skill reattiva o passiva dell'avversario. Vero, verissimo. Revivage, siamo al momento tanto atteso, cioè dobbiamo fare la tier list dei team LEC. qua entri in campo tu. Vabbè, ma che fa? Non mi aiuti in questo, non mi aiuti. Allora, dobbiamo definire una cosa, però. Dì una cosa, Revivage, di definire. Noi vogliamo fare la tier list. Noi. Noi vogliamo fare la tier list, io, tu e Giulio. Noi vogliamo fare la tier list, cioè pensando a chi sono effettivamente i favoriti per la vittoria dello split, cioè su come sarà, diciamo in un certo senso, su come sarà la fine della classifica dello Spring Split, o sui team veri e propri. Perché? Io ti faccio la domanda, cioè il problema lo pongo in realtà subito da parte mia. Vitality e Fnatic. I Vitality ovviamente hanno sulla carta un roster che è superiore a quello dei Fnatic. Sopra S dovessi fare una tier che ho scritto Vitality e ci metti Vitality. E invece io no, io ci metterei Fnatic. Vita delusa. Questa è una cosa che io dico da un po'. Vediamo se riesco nel frattempo a... No, aggiungi. Qua, ok. Perché secondo me... Io nel frattempo ho messo lo schermo, non so se si può fare. Vedi anche il signor Erfaffo. Vitality vincono. Erfaffo, sì. Erfaffo, no? Vitality vincono, smetti, e Diogemo, vergogna. Dobbiamo ancora flammare. Ma dove vogliamo andare, Diogemo? Dove vogliamo andare? Guarda, il mio discorso... Tu pensi troppo al cuore. Dici? Devi essere più obiettivo. L'amore è importante, per l'amor di Dio. Però è Vitality. Per forza sopra. Io non la vedo questa grandissima. Il cuore conta, Revivage. A parte che c'hai S A più B e A normale, non c'è. Perché? Perché secondo... Allora, facciamo una cosa, facciamo la tier list in base a come secondo noi finisce la classifica. Perché io ripeto, secondo me sono più pronti Fnatic dei Vitality in questo Spring Split. Vado anche a spiegare perché. I Fnatic hanno una botlane. Nel frattempo, regia, quando volete, potete mettere tranquillamente a schermo il mio. Cioè, ci dovrebbe essere. C'è ancora? Sì, c'è ancora. Ok, meno male. Perché i Fnatic hanno una botlane già pronta. Collaudata, hanno fatto un intero anno insieme, hanno giocato benissimo insieme, che sono Upset e Illisang. I Vitality invece hanno una botlane che deve trovare da zero la propria sinergia, anche se insieme hanno giocato ai tempi dei Big, hanno giocato insieme Cards e Labrob sicuramente, ma in LEC è tutto un altro livello, è tutta un'altra cosa. Devo fare F11? Perché devo fare F11? Facciamo tutto F11. Facciamo F11 così, perfetto, ok, così adesso forse va meglio, scusate. Benissimo, perfetto. E quindi io per questo metto i Fnatic leggermente favoriti rispetto ai Vitality. Che poi questo non è una più?
Facciamolo... Vischio, esci da questo corpo. Facciamolo. Esci da Deogemo, Vischio. No, 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 io la vedo così. Nessuno sarà d'accordo, lo capisco, ma io personalmente vedo i fanatici più pronti. Ci fa un moscino qua. Allora, Deogemo, se! Se. Fermi. No. Vischio, lancia il sondaggio in chat per favore al volo, perché questa cosa va resa pubblica. Maledizione. A tutti. Deve triggerare, mi deve. Deogemo deve prendersi le proprie responsabilità. Ha detto che non sarà condiviso da molti, però voglio vedere quanti sono questi molti. No, io voglio ascoltare la scommessa di Revillage, perché Revillage è pronto a fare una scommessa. Vai Revillage, lo sappiamo. Devo smettere. No, ormai l'hai detta, ormai l'hai iniziata, ora vogliamo sapere qual è la scommessa. Mi ammazzano. No. Ma quale noi ovviamente ci dissociamo dagli omicidi, ovviamente. Certo. La vedo così, tu la vedi al contrario. Io la vedo così, cioè la maggior parte credo che la vedano così come te in realtà, però... No, aspetta, non è che io sono che la vedo al contrario, io la vedo bene, tu che la vedi al contrario, voglio, si sta ribaltando la situazione. Questione di punti di vista. Io che la vedo questione contrario. Di punti di vista. Bravo, facciamo così, Cam, se i Fnatic vincono, Revili si sfonda di... mangia un piatto di guanciale in diretta. Ok, va bene. Segnata, allora, sei Fnatic. Pensiamo che vai, falla bene, io non so falla mangiare. Bene, vai. Io non so bene. Mangiare, quindi potrei essere un animale in questo. Ma se i Fnatic superano i Vitality, mangio un piatto di carbonara in diretta. Però devo senza stare in studio, lasciare nemmeno un pezzo di guanciale. Va bene. Ok, questo è. Però, if I win, Mr. Deogemo, che succede? Dai, dimmela tu, scegli tu. Di io venire sono... a Roma. Ma questo io, guarda, ci verrei pure domani, non me ne dire queste cose. Detto sinceramente, allora, ci allora non lo so. Che cosa però... può fare? Giulio, aiutami in questo, non stare in silenzio. Allora, io direi che se vince Revillage... Deogemo si cucina un piatto di orecchiette con le cime di rapa e se lo mangia in diretta, però lo deve cucinare lui. Va bene, ok, lo cucina e mangia in diretta, faccio una diretta in cui lo cucino e lo mangio. Va bene. E Revil deve cucinarsi lui un piatto di carbonara e mangiarselo in diretta. Ma chi lo sa cucinare? Appunto, scusa, se no scusami, che fai? Vinci e magni, come funziona? Cioè, non so manco dove si compra. Al massimo prendiamo qualcosa da lì e... Guarda, allora, se hai difficoltà a trovare il guanciale, guarda, facciamo un'eccezione pazzesca e... So che sto per dire una bestemmia. Prendo un grande respiro, ma... Facciamo che ti concediamo la pancetta. Se proprio non riesci a trovare. Però se non riesci a trovare. Infatti, noi qui la facciamo con la pancetta. Va bene. Guarda che se vai dal salumiere il guanciale te lo trova. Però se proprio per i maiali hanno la guancia anche lì da voi. Però possiamo avallare una pancetta. Va bene. Avanti, è andata. Banda. Abbiamo clippato, abbiamo fatto tutto, la scommessa, stretta di mano virtuale, ci siamo a posto. Andiamo avanti. Quindi questa è la querelle più assurda, però secondo me possiamo invece condividere il fatto che fra questi due team e i due successivi c'è un bel po' di distanza. Io sinceramente non vedo un tier A, ma vedo un tier B. Ah, ora ho capito cosa dice. Perché c'è più distanza, secondo me. Qui, secondo me, ci vanno Mad Lions e G2 Esports. Ok, si vanno a piazzare. Mad Lions sono i grandi amori dall'anno scorso. Sì, lo so, però hanno cambiato due giocatori, addirittura tre ne hanno cambiati G2 Esports, però Flakked e Targamas sembrano in realtà due innesti migliori di quelli che possono essere, o meglio... se ne parla molto meglio di quanto si parli bene di Riker e Unforgiven per quanto riguarda la mid lane e la bot lane dei Mad Lions, anche per un motivo ben preciso, cioè il fatto che comunque nei G2 Esports hai cambiato la bot lane, cioè un'intera lane, un'intera corsia, quindi che comunque è un mondo a parte, nel senso devono gestirsela fra loro ed è più facile. Più difficile quando tu vai a cambiare due ruoli che invece stanno comunque lane diverse, che non è nemmeno un duo mid jungle, ma è proprio due cose diverse, perché hai un nuovo bot laner che deve
adattarsi, sinergizzarsi col suo supporto Kaiser in questo caso, e in corsia centrale invece un mid laner che è totalmente rookie, così come tra l'altro anche Unforgiven è un rookie assoluto. Sono tre esordienti praticamente fra queste due squadre, perché abbiamo Riker, Unforgiven e Flacked, che sono tutti e tre esordienti. Targamas quasi, perché Targamas ha una brevissima esperienza nel SIMA, è come se fosse praticamente un esordiente, perché quella prima esperienza insomma non è che abbia fatto chissà che cosa, non ha nemmeno avuto modo di fare, di vedere chissà che cosa. E questa quindi è la situazione. Dopo di loro però non mi vedono... diciamo che ti piacciono, sì, ma non ti convincono. Esatto, cioè no, non è che non mi convincono. Devono dimostrare tutto, cioè non sappiamo, okay. Non abbiamo avuto modo, perché le IRL contano fino a un certo punto, cioè sono davvero a livello delle LC. Da questo punto di vista mi sento di spezzare una lancia un po' di più per i Mad Lions, perché loro hanno un coach staff pazzesco. Abbiamo visto cosa hanno fatto l'anno scorso con Elioi a rookie, cosa avevano fatto due anni prima con Karzi come rookie, e Karzi e Kaiser, forse se non sbaglio anche Kaiser era stato un rookie, ora sono andando a memoria, ma se non sbaglio due anni fa sia l'intera botlane era un rookie, e questo ovviamente pesa. Ma l'anno prima ancora anche Shadow e Orome erano dei rookie, degli esordienti, e comunque sono andati fino ai Worlds, stupendo. Sono in grado comunque di far crescere delle perle, così. Esatto. Tra l'altro, come sottolinea Cam in chat, lo scopriremo subito, perché la prima partita di oggi è Vitality contro Mad Lions. E ragazzi, non perdetela, cioè vi invito caldamente a non perdere. Speriamo che la perdono i Mad Lions, così Vitality, hop! Oh, è già un punto per te, dici, vero? Vedremo. Tier C invece, che anche qui però è un Tier C, ma è comunque molto vicino al B. Se dovessi aggiungere qualcosa qua ci metterei C+, sinceramente. Okay. Non come linguaggio di programmazione, quello è C++, questo è semplicemente un C+. Ci andrei a mettere qui, ad esempio, credo Excel, BDS, credo sì, forse, e sono troppo indeciso sul resto. Rogue, cos'è che hanno? Perché così bassi? Anzi, mettiamo qua i Rogue. Allora, i Rogue, infatti, io qua, guarda, sto facendo un'altra cosa invece. Sto creando, abbiamo C+, Excel BDS, sì. In C, Rogue. Dove diciamo S, B, C+, C, la... Perché questo è un gruppone. Questo è un gruppone di quattro squadre per me. Questo per me è un gruppone di quattro squadre. Volendo, guarda, ci potrei mettere anche gli SK, forse, probabilmente, qui nel gruppo C. Perché gli SK, secondo me, sono il team più sottovalutato di questo Spring Split. Consideriamo che hanno cambiato poco rispetto all'anno scorso. E hanno rimesso Threads in botlane, ricostruendo la botlane Jesu e Threads, che tanto bene aveva fatto nello scorso Spring Split 2021 e che li aveva portati addirittura a raggiungere i playoff, e quello aveva aiutato, tranquillo, cioè aveva aiutato tantissimo, e si era visto che erano performanti. Arriva un jungler esperto come Gilius, e hanno soprattutto un mid laner di cui si parla benissimo, che è Sertus, che ha giocato con i Misfits Premier in tutto il 2021, ha vinto contro i Carmine Corp due volte, perché ha vinto sia nelle finals dell'FL, e si è vinto anche il Summer Split in finale proprio contro i Carmine Corp. Quindi, cioè, se noi pensiamo, i BDS fantastici, faranno faville, sì, ma c'è chi li ha battuti, i BDS. E tra questi c'è appunto Sertus, così come c'è Zlatan, che era ex compagno di squadra di Sertus, che adesso è passato in LC anche lui e giocherà per i Misfits, quindi passato dai Misfits Premier ai Misfits, quindi è stato promosso sostanzialmente. E qui è una grande scommessa che secondo me potrebbe fare veramente bene Slata. E poi qua nei Misfits, cioè per me i Misfits sarebbero qua se dovessi considerare solo Veteo, ma purtroppo non c'è solo Veteo e la cosa è un po' più complicata, quindi... vediamo un attimo come può andare. Rogue invece, il problema è che hanno preso un coreano in giungla. Non è razzismo, semplicemente, come abbiamo detto più volte, è questione di comunicazione. Sei il jungler, come jungler in giungla, diciamo che devi cercare di essere il più possibile comunicativo, nel modo più semplice, intuitivo, diretto possibile. Quindi hai paura di questo anello debole della comunicazione? Sì, cioè bisogna capire se sarà effettivamente un anello debole oppure no. È quello, è un grande punto interrogativo sotto questo profilo.
Poi ovvio, cioè sei stato, vieni dai da Munchia, eh? sei stato il sub di Canyon, quindi devi togliere un tier e mettere il tier punto interrogativo. Cioè, a questo punto abbiamo fatto 30, facciamo 31. E troppi, troppi, troppi punti. Facciamo così, C, guarda, C punto interrogativo. Sì, va benissimo, sì. Sì. facciamo così. Sì. Non so se mi sono perso qualcosa di particolare. Sì, tra l'altro Reckless ieri ha preso le prime botte, hanno perso dei solari, non so come Reckless ha preso le botte da Cody Sun. Questa poi me la dovranno spiegare in un'altra vita. Ma io provo a immaginare una persona che apre la live e vede la tier S, S- B, C più C, E. Cioè hai visto che fantasia che ho? Cioè, ma voglio dire, ma meglio di così non si può fare. Sì. Okay, dai, prego, è più democratica questa, Revil. Sì. Guarda, non so cosa controbattere, Giulio. più personale sicuramente. Io intanto me la salvo. La salvo, sì. Perché così poi la postiamo, ovviamente. Ok, salvata, poi me la sistemo. E questo è secondo me la tier list di questo Spring Split, cioè questi sono i rapporti di forza, ecco, più che altro. Fnatic comunque sopra i Vitality, queste quattro che comunque se la giocano per i playoff, perché così siamo a 6, con la possibilità delle tre, Rogue, Misfits, forse un po' meno SK, insomma, in qualche modo di poter entrare nella lotta. La combattono, dici? Sì, sì, diciamo che queste sono le prime due, secondo me, Fnatic, Vitality, Mad Lions, G2 Esports, che chiudono la top 4, e poi queste 5 squadre, io le vedo molto close. Queste 5 squadre sono comunque molto, nel senso, perché ci sono troppi punti interrogativi. E questo è il problema, ci sono troppi punti interrogativi, e quindi può davvero succedere di tutto fra queste 5 squadre. Qualcuno potrebbe essere sopra, qualcuno potrebbe essere veramente sotto. No, per me di Excel stanno sopra Rogue, Misfits e Faffo, secondo me, perché di Excel hanno tenuto 4 quindi lo scorso split, e con Marconi a DVN si era visto che stava iniziando a funzionare, stava funzionando ormai veramente bene. Quindi secondo me è un qualcosa che potrebbe essere effettivamente utile e tornare veramente a buon regime per quanto riguarda gli Excel. Diciamo che sono più pronti, è lo stesso discorso dei Fnatic. Vedo gli Excel sopra ad altre squadre, perché vedo i Fnatic sopra i Vitality, perché sono più pronti per questo Spring Split. Poi nel Summer probabilmente squadre come Misfits, stessi Rogue, supereranno quasi sicuramente gli Excel. Ma intanto per lo Spring credo che sia più o meno questa situazione. Poi tutti mettono giù gli Astralis, in realtà anch'io li metto giù, però ci hanno già sorpreso l'anno scorso e non lo so, starei un attimo attento, però, perché potrebbe succedere, potrebbe arrivare qualche sorpresa. Misfits è sorpreso lo Spring. Perché Faffo dice che i Misfits potrebbero essere la sorpresa, invece. Può essere, ripeto. Per quello che stanno in C, sono... Esatto. C'è è là la sorpresa, dici. Ah, ok. Esatto. Allora, ultimo argomento di oggi. C'è da andare a fare la squadra per quanto riguarda, ovviamente, se mi passa il singhiozzo. Per quanto riguarda Fanta League, la Super Fantasy LEC. Esatto. Super Fantasy LEC. Allora, vediamo se io riesco a tornare ad andare qua. Ok, ce l'ho fatta. Ok, allora, diciamo, io queste cose non le ho mai fatte. Quindi magari a me e chi ci segue che non ha mai visto una cosa del genere, ci spieghi in cosa consiste questo Super Fantasy LEC. Certamente. Allora, sostanzialmente, come si fa il fantacalcio? Da qualche anno si può fare anche il Super Fantasy LEC, cioè sostanzialmente si costruisce la propria squadra tutti i giocatori dell'LEC ci sono, si possono scegliere praticamente un giocatore per ruolo e massimo all'interno del roster titolare che voi andate a scegliere, che si può cambiare di giornata in giornata, quindi non c'è problema, non dovete scegliervelo per tutta la durata dello split, si sceglie di giornata in giornata. Tra l'altro voi avete già tutti i giocatori. I giocatori li avete già tutti, tranquillamente. Se voi cliccate sulla top lane avete già tutti i giocatori a disposizione.
Il problema qual è? Cioè, qual è il discorso? Che ovviamente i giocatori possono equipaggiare degli item, degli oggetti. Vediamo se riesco a farvene vedere qualcuno al volo. Non so se già... Cioè, si vede? Sì. Si vede? Ok, perfetto. Vediamo se... Collection, da qui, item. Ecco, ad esempio, io ho questo qua, item, Immortal Breastplate. 14 punti se il giocatore ha il minor numero di morti del game. E quindi se... Che punto sono differenti, perché un giocatore prende praticamente... E il punteggio è basato sul suo KDA alla fine del game, su quanti CS ha preso, sul vision score, sul fatto se ha preso due kill ad esempio, se le ha prese a distanti o se le ha prese facendo una double kill. E poi voi andate su, cliccate su un giocatore e andate a mettergli, questo in realtà è un coach, abbiamo Irisang, io ho Irisang per la prima, già viola. Qua ad esempio possiamo aggiungere due oggetti addirittura, quindi se io poi vado a cliccare sull'oggetto ovviamente posso mettere l'oggetto che voglio. In questo caso quello di prima mi sembra abbastanza strano per Lissang, perché vedere Lissang con il minor numero di morti all'interno del game, insomma, non credo che sia il massimo, ecco, da questo punto di vista. Le regole principali sono appunto: massimo due giocatori di ogni squadra possono stare nel quintetto titolare. Il coach invece non conta, cioè il coach può essere tranquillamente anche il terzo della squadra, non è un problema. La cosa che invece è altamente importante è che ovviamente dovete rispettare il costo che il vostro roster deve avere. Per questa prima giornata, ad esempio, ogni giocatore ha un costo, tipo, che ne so, Ilsen costa 5? No. Come funziona? Il costo dipende dalla rarità del giocatore. Se noi andiamo a vedere qui, andiamo su support ad esempio, noi vediamo che i giocatori grigi, cioè sono quelli, noi abbiamo giocatori grigi che non possono equipaggiare nessun item e costano 0. Okay. Abbiamo poi i giocatori blu. Diogemo, c'è dimmi. Gian Dragone che ti chiede dove può trovare il Fanta che stai guardando. Allora, il sito, facciamo una cosa, faccio prima, lo metto direttamente in chat, così ce lo prendiamo tranquillamente. Ah, la mia lobby direttamente è ora un attimo che vi arriva. Quello viola, puoi mettere gli item nel personaggio. Due costa item, con quello viola due item, se okay. Sei blu un item, se però sei giallo costa due. Esatto, costa di più ovviamente. Quindi okay, il building della squadra è un po' come Tenkaichi 3. Quando fa a Dragon Ball Tenkaichi 3. Sì. Come esempio, avevi un tot di costo che potevi usare, però se prendevi Gogeta ti prendeva troppo costo e non potevi mettere, che ne so, poi altri tipo Goku, Vegeta, perché costavano troppo e superavi. Penso di aver capito. Esattamente. Tra l'altro, poi per il momento, in questa prima giornata, ad esempio, abbiamo visto qua Illisang costa 2 perché è viola. Ma il suo valore potrebbe aumentare ancora di più, cioè nel senso, lui magari di partenza costa 2 perché viola, ma se Illisang diventa uno dei giocatori migliori, il suo costo potrebbe arrivare a 3, 4, 5, pur rimanendo viola. Quindi poi a parità di viola non è che poi tutti viola costeranno 2, gli unici che costeranno, che non cambieranno mai di prezzo sono quelli grigi, perché non puoi equipare item e continueranno a costare 0, tranquillamente. Ma se a un certo punto troviamo un blu... Sai cosa viene dato il colore? A quanti item puoi equipaggiare? Il blu, okay. Puoi mettere un solo item, puoi aggiungere. Se è viola 2, se è giallo addirittura 3 item. Ah, infatti ci sono due Illisang. Tu lo puoi scegliere o viola. Certo, io posso scegliere se blu, mettere lui o bianco, scusami. Esatto, dipende quanto se rientro di costi. Quello dipenderà anche da quello. Cioè se io a un certo punto io non è che potrei anche mettere tutti e 5 giocatori gialli leggendari. Non è non c'è alcun problema, non c'è limitazione da questo punto di vista. Leggendari gialli significa che io posso mettere 3 item a ciascuno di loro. Ma se io metto 3 item a ciascuno di loro e anche gli item hanno un costo, perché poi è questo il problema. Anche gli item costano, hanno un costo. Vediamo se io qua ad esempio faccio così, metto Irisang, line up, poi torno, ecco qua. Voglio aggiungere un item, questo qui costa 1. Ok. Molto semplicemente. E
però appunto mi fa aumentare, quindi in quel caso la carta Ilissang, se così vogliamo chiamarla, costerebbe 3. Ok, I got it. Esatto, quindi dipende tutto da quanto puoi spendere. Ma tu questi player come li hai ottenuti, Francesco? No, i player ce li hai tutti, quelli base. Per averne di più ci sono qui le monete, che si, se uno vuole ovviamente le può anche comprare, io mai comprate. Con le monete si comprano i pacchetti, packs. Sì, discard tranquillamente, anzi dentro lo dovevo comprare uno, quindi lo compriamo. Abbiamo lo standard pack, che... Pacchettamento di Eugemo in streaming? Come? Pacchettamento di Eugemo in live. Sì, facciamo, così facciamo le big views. Standard pack praticamente si trovano sia i pacchetti, cioè sia giocatori che item puoi trovare in uno standard pack. Ora lo apriamo e lo vediamo. Events pack trovi solamente le carte verdi, cioè quelle che si trovano qui negli eventi. Queste sono le carte specifiche generali che non equipaggia nessuno, non hanno costo, ma sono e poi Tom solo in caso di 6 e 20 chiede se gli item poi che usi rimangono nel tuo inventario, in qualche modo scompaiono. Se vengono attivati, Tom. Scompaiono. Se vengono attivati, scompaiono. Se non. Quindi se sono non usa e poi usa e getta. Se viene attivato, cioè non è che se lo metti puoi scompare, solamente se si attiva. Cioè se tu metti un item che è se il tuo giocatore fa una double kill sono 10 punti in più. Se il tuo giocatore, tu gliel'hai equipaggiato, il tuo giocatore fa effettivamente una double kill, allora poi quell'item tu non ce l'hai più perché è stato utilizzato. Okay. Se poi invece la parte non l'ha fatto, ti ritorna tranquillamente, è disponibile. Punteggi. Stessa cosa per questi, cioè se io ad esempio a un certo punto, ora la prima settimana metto, che so, enemy tide, ovvero i giocatori della stessa squadra del coach fanno il 50% di punti base in più. Punti base significa che non conta i punti degli item, ma sono quelli che dipendono da vision score, KDA e tutte quelle altre cose, quindi non quelli fatti con gli item. Se questo qui worka, cioè se ad esempio io questo lo posso equipaggiare, però poi non metto giocatori che sono della stesso club del coach, allora ovviamente mi rimarrà, però è inutile metterlo in quel caso, cioè perché invece questo qui ad esempio è molto più questo qui lo perdi sicuro, perché tra l'altro queste carte verdi non hanno costo, non hanno costo, le carte verdi non hanno assolutamente costo. Questo ad esempio è la di carry, fa il 100% di danni di punteggio base in più, quindi fa il doppio dei punti base. Se fa 10 punti di base, in realtà ne fa 20. Okay. Questo qua te ne fa prendere il doppio, praticamente ne prenderà 20. Quindi, una domanda. Questo qui se ne va sicuro. Noi setappiamo la build, diciamo, la squadra per ottenere più punti. E poi esatto. Con questi punti, occhio, che facciamo? Scusami un attimo, perché sennò questo è importante. Che vale anche con l'altro del top laner. Occhio, che si vale anche in negativo. Perché si può fare un punteggio negativo. Se il vostro di carry fa meno 5, questa carta gli fa fare meno 10. Ah, ok. Dicevo comunque. Noi ovviamente sistemiamo la build con top, punti. Guadagniamo punti. Poi con questi punti che ci facciamo? Ti fai figo con gli amici. No, nel senso, ci sono varie lobby in cui si può partecipare. C'è la lobby per tutti, che è quella generale, in cui si trovano praticamente tutti, vengono automaticamente messi in questa lobby. E poi ci sono invece altre lobby in cui se ne può scegliere una per club, per squadra. Io ho scelto quella di partecipare nella lobby dei Vitality, ad esempio. Forza. E perché quelle del club come funziona? Quelle del club funziona che se tu schieri i giocatori della squadra di cui tu fai parte del club, della lobby di cui tu fai parte, fanno più punti. Perché non hai scelto i Fnatic, come hai scelto i Vitality? Perché i Vitality faranno comunque più punti a livello di fantasy. E anche questo è il discorso che tu devi pensare. Tu non devi pensare a chi vince. O meglio, non solo. Tu devi anche andare a pensare a quali sono quei giocatori che solitamente, statisticamente, ti portano più punti. Anche se la loro squadra perde, qual è uno dei giocatori di quella squadra che magari comunque ti fa tanti punti, anche se la squadra perde? Tra l'altro, altra cosa, non pensate di puntare su AD carry o mid laner. Ad esempio, le figure nel Fantasy League, sì, le figure che ti portano solitamente più punti e su cui puntare mettendo item, perché ci sono item migliori, item più performanti, sono jungler e support come ruoli. E il top laner ad esempio è quello più dimenticato da tutti, cioè se dovete risparmiare su qualcuno risparmiate sul top laner, mettetene anche uno grigio, non mettete item sul top laner perché tanto non esistono item da top laner specifici, quindi
E poi ci sono ovviamente altre lobby. C'è la mia lobby, ho fatto, che ho creato, la lobby dei... c'è la lobby di Noodles. Non ho ancora capito a cosa servono questi punti. Cioè, ottieni oggetti, ricompense. Però intanto ricompense le ottieni all'interno del fantasy stesso, perché in base a come ti piazzi, a quanti punti ottieni, in base a come ti piazzi all'interno delle lobby a cui partecipi, ottieni un tot di pacchetti e di monete per la settimana successiva, da spendere la settimana successiva. E poi perché? E di shard, che sono queste? Perché con le monete compri pacchetti, con le shard crei i tuoi campioni. Cioè, io posso prendere Mephisto, che è il coach di Vitality, e posso, se io passo a Creation Mode On, aspetta, va bene, sono molto trovo. Belle le carte, eh? Sì, sono fatte veramente bene. E qui potrei prendere, ad esempio, Illistang, che è viola, so che non lo userò mai, per dire, non mi piace, allora lo posso shardare e ottengo 150 shard. Come Hearthstone. Perfetto, se invece voglio crearla, me ne occorrono 1000, se la voglio viola. Se la voglio blu, me ne servono, un attimo, me ne servono 400 invece, per creare una carta blu. Ok. Ovviamente scegliete solo quello che vi serve, che sapete per certo che non vi servirà mai. Allora, prendiamo un pacchetto, vediamo che troviamo, facciamo questa simulazione. No, non è una simulazione in realtà, è una cosa verissima. Open. Olè. C'è pure l'animazione dell'apertura del pacchetto. A 1 a 1, apriamo la prima. Okay, ecco, okay. Triple Spear, questo mi dà, è un item, mi dà 14 punti per ogni triple kill, per ogni tripla uccisione che fa il giocatore. Evasive Protection, 12 punti se il giocatore non muore durante il game. Se fa perfect kill di EA, sostanzialmente. Magari è un giocatore che non è molto tu sai che non è statisticamente non è molto effettivo, quindi non fa chissà che cosa, però magari il suo team è buono, quindi lui vince, magari non muore mai, ti ha fatto 0-0-1, ma intanto ti prende 12 punti perché non è mai morto. Poi l'Unkillable Demon lo metti su fake. Esatto. Meteoriti, 70 punti se il tuo giocatore fa una quadra kill. Questo è ovviamente va a ricompensare quanto è probabile o meno. Certo. Larsen. Ah, hai trovato una carta blu. Ok. Ecco, il peggior mid lane che potessi trovare, va bene. Va benissimo, ci dissociamo da questo frame e freddi. Sempre dei rogue. No, ma dei rogue no, ma porca miseria, ma che spesica. Mannaggia loro. Mannaggia loro. Nell'item pack si trovano solo oggetti, nell'event pack si trovano solo eventi, le carte verdi che abbiamo visto a costo zero, nel player pack si trovano solo giocatori invece. Okay. Quindi infatti, ogni settimana, dopo ogni game day, dopo ogni settimana, in base a come ti sei piazzato, guadagni pacchetti e monete da poter reinvestire per quello che ti è in più, lo shard e ti crei da te i tuoi le tue carte che ti interessano di più in base al roster che tu vuoi andare a fare e aprire sempre più pacchetti. Carino. E questo è tutto. Proviamo a fare un roster, io non ho granché, anche perché io ho usato 200 monete per creare la lobby mia, quindi non ho altri pacchetti da poter comprare, ma ad esempio il top lane, cioè vedendo il discorso, quello che uno deve anche cercare di vedere, chi gioca oggi contro chi? Contro chi? Sì, esattamente. Perché è anche quello il discorso. Un attimo che sto cercando di aprirmela di qua, così mi viene più semplice. I punteggi. Ci sono domande in chat nel frattempo, Giulio, perché io mi sono perso totalmente la chat. Sì, ti stanno chiedendo, c'è qualcosa... appunto, Gian Dragone, come si calcolano i punteggi? I punteggi praticamente in automatico considera il KDA di ogni giocatore, quindi se tu già il KDA, che cosa, magari per chi non lo sapesse, il KDA è tu sommi quante uccisioni hai fatto e quanti assist hai ottenuto e dividi per il numero di morti. Se tu hai fatto uno score di 10, 2, 14, prendi 10 e 14 di sommi, fa 24, dividi per 2, quindi 12. Quindi tu, il giocatore si prende già 12 punti, a cui vanno aggiunti quanti CS hai preso, che vision score hai ottenuto e altre statistiche sparse che in automatico il sito prende dal risultato della partita, sostanzialmente. E si va a prendere tutto quello che c'è.
sostanzialmente. Questo per i giocatori, ma anche il coach fa dei punti. Il coach fa dei punti che dipende da come va la squadra, cioè da quanti draghi apprende, quanti herald prende, quanti torri abbatte, quanti inibitori, se ha preso il baron, se ha fatto un comeback. Non so, ecco, un dubbio è che non so se sono state implementate le taglie, cioè non so se magari un coach prende più punti se la sua squadra prende una torre quando la prende come taglia e non quando non è una taglia. Non credo, ma è giusto porsi il dubbio, mettiamola così. Farsi venire il dubbio, direi che è più che lecito da questo punto di vista. E poi si sommano quindi quelli dei giocatori, quelli del coach, quelli eventuali degli item che sono stati triggerati, quindi che si sono attivati, e quelli dell'evento. Anche al coach possono essere messi degli item, ad esempio. Allora, bene, facciamo al volo un roster a questo punto. Sì, esatto, così poi chiudiamo. Io questi non so se sarà effettivamente il mio roster finale, ho ancora 50 minuti per pensarci, ma le indicazioni quali sono? Partiamo da quali sono le squadre su cui converrebbe puntare oggi. Cioè, oggi abbiamo Vitality contro Mad Lions, SK contro Rogue, G2 Esports contro XL, Misfits contro Astralis e BDS contro Fnatic. Su chi è che converrebbe puntare? Tra l'altro in questo momento è la prima giornata, quindi stiamo puntando senza sapere niente, cioè blind, totalmente ciechi. In questo momento io direi che le squadre su cui si può puntare, se siete pussi come me, eviterei Vitality e Mad Lions. Perché è una partita che comunque potrebbe finire, cioè un po' troppo incerta, potrebbe finire in qualsiasi modo. Poi se non lo siete, mettete Perks e Alfari e andate avanti. Quindi se non lo siete, e proviamo a fare questo discorso, mettiamo Alfari in top lane, ad esempio, e un Perks in mid lane. E così vi siete già messi due giocatori dei Vitality e siamo a posto. Perché, ripeto, massimo due giocatori della stessa squadra. Cosa andare a prendere? Ovviamente se avete messo Vitality non mettete Mad Lions, perché mettere quelli che giocano contro ha poco senso da questo punto di vista. Secondo me G2 Esports potrebbero dare veramente qualcosina di più, ma Fnatic ad esempio prenderei Razork, che comunque contro i BDS, contro Synchroff e BDS in generale non lo vedo male. Forse metterei a questo punto pure o Illisang, cioè qui il discorso è questo. O qua mettete Illisang e poi ci andiamo a scegliere una di carry, oppure secondo me si può benissimo mettere la botlane dei G2 Esports, se ve la sentite, se vi piace il rischio. Io metto Illisang e metto un altro di carry. Tu dici, proviamo così, mettiamo qua Illisang, mettiamo quello viola ad esempio, giusto per far vedere come funziona. Non gli mettiamo un item, che non abbiamo item per lui, perché non, sicuramente non farà una triple kill, né una quadra, né non morirà durante il game, ne avrà almeno morti di tutti, va bene. Aspetta, scusami. Io la prima carta gliela metterei. Tu dici? Perché la carta dice 14 punti se il giocatore ha il minor numero di morti nel game. Quindi contando, non è uno che muore poco, però statisticamente. Sì, puoi contare anche gli avversari. Lo so, ma gli avversari potrebbero, guarda, fidati, con Illisang gli avversari potrebbero anche non anche morire meno di lui, no? Eppure Illisang vince la partita. Ma a questo punto, cioè, che cosa ti costa? Cioè, che cosa vai a perdere? Tanto anche se non lo azzecchi. Infatti in questo momento, cioè, non avendo nulla è il migliore. Però dico, cioè, anche mettiamo caso che Illisang fa il più alto numero di morti, la carta ti ritorna, mica la spacchi. Esatto, sì. E non c'è nulla da perdere. Gli puoi mettere anche meteoriti che fa quadra kill, tanto anche se non riesce ti ritorna. Esatto, sì, quando non hai nulla sei più scelto, ovviamente è un discorso. Quindi noi stiamo decidendo qua di mettere Illisang più un altro di Garry. A questo punto non possiamo mettere Upset, perché abbiamo già messo Razork dei Fnatic qua, perché altrimenti l'alternativa, secondo me, si può rischiare oggi di mettere Flakhead e Targamas, la botlane dei G2 Esports. Come di Garry a questo punto si può andare a prendere anche un comp, ad esempio, secondo me potrebbe andare. Anche un comp potrebbe andare in questo caso. È l'unico che, vedendo le varie partite che ci sono oggi, forse comp è l'unico tra gli altri di Garry che potrebbe effettivamente riuscire a fare qualcosa da questo punto di vista. Come vedete, il mio costo del roster è 3, perché ovviamente, però non abbiamo ancora finito. Abbiamo il coach,
mettiamo Mephisto, ad esempio, dei Vitality. Abbiamo item da equipare? No, non abbiamo nessun item per il coach, purtroppo. Eventi, andiamo a mettere chi abbiamo messo. Top, AD Carry, player. Abbiamo messo due giocatori di Vitality, ad esempio, in questo caso, che sono Alfari e Perks. E allora andiamo a mettere la carta. Anche dei Fnatic, gioco... È cioè, vero, anche, però non abbiamo... Ma il coach è quello di Vitality. Ah, la carta è collegata... Ai giocatori, i giocatori dello stesso che fanno parte della stessa squadra del coach. Ah, del coach, che non avevo letto. Fanno il 50% in più di punti base. Esatto. Solo... Basta che sono dello stesso club. Non esatto, avevo letto in questo che momento avevo... noi abbiamo così realizzato un roster totalmente valido. E okay, che può partecipare alla prima giornata dell'LEC. Bene, benissimo. Segnato Revil? Sì, sì. Non facciamo scommesse su questo. No, facciamo scommesse, già ne ho fatte assai oggi. Bah. Rispondo solo... Bah. Esatto, no, ho già risposto Kratos in realtà, per vendere, se vuoi vendere un giocatore, cioè se vuoi shardarlo, l'ho fatto vedere prima, vai in Collection, Creation Mod On... E vai a clicchi sul giocatore che hai e lo shardi molto semplicemente. Sì, Alfari è la skin di un armadio durante. Sì, in effetti sì. Allora, Deugemo, io prima di chiudere sì? Ho un rumor per te. Attenzione, che non so se sai, perché conosco il roster di Atleta eSport per la Staff Rumble del Proving Ground di domani. E non sono stato invitato, questa cosa la so e questa cosa me la sono segnata. Ma in realtà io non faccio parte dello staff, lo so. Vabbè, faremo un Creator Rumble. Vai, ci sta. Potrebbe essere un content interessante. Va bene, no, comunque, per ricordare solo che domani, sempre su Atleta TV, dalle 19, andrà in onda il appunto la Staff Rumble degli staff dei team del Proving Ground, in cui ovviamente esatto. Figura anche Atleta eSport. Potrete venire tutti qui in chat per flammare Vischio. E che parteciperà ovviamente insieme anche a Dragoist, il team manager, anzi Lead of LOL di Atleta eSport, con Mattia, il nostro regista, e oddio mi sfugge adesso chi è il quarto. Ah beh, sì, Stefano, il grafico, e il presidente ovviamente, che non poteva esimersi dal mettersi in gioco. Esattamente. Quindi questa l'ho fatta, ho invitato tutti appunto in chat, avrete Vischio a disposizione e lui si sottoporrà ovviamente a tutti i vostri cori. Venite a tifarlo. Oh, male. Poverino. Ne ha tanto male. Bisogno. Ma non è solo domani. No, domani e dopodomani. Domani e dopodomani. Precisiamo. E dopodomani? E dopodomani? Ah, sto io. Certo. Sorry. Ci sono anche io. Che bello. C'è anche Revil per flammare tutti quanti. Giusto. E forza! giustissimo. Va bene, lascio a te per... per la chiusura, Francesco, poi io ricordo tutti gli appuntamenti come al solito. Perfetto, come sempre. Allora, ovviamente ricordiamo sempre un saluto a Vischio, che oggi in qualità semplice, fra virgolette, di spettatore, ma ci ha fatto veramente tantissima compagnia. Grazie mille Vischio, come sempre, sei sempre qui con noi, anche se non realmente. In realtà per me non è cambiato nulla, perché tanto io non l'avrei comunque avuto al mio fianco realmente, ma questo è un altro discorso. Tra l'altro mi hanno detto che è proprio altissimo, quindi sarà un confronto impari con me, perfetto. E questo è il motivo per cui in realtà poi non sono venuto a Roma, in realtà. quando andai a Roma mi hanno messo, è presente quando vai da barbiere che sei piccolino che ti mettono il cuscino? Quello me l'hanno messo sulla sedia.
Esatto. Comunque, a parte questo, a parte gli scherzi, grazie per essere stati qui presenti oggi. Abbiamo avuto Gabu come ospite, abbiamo parlato di questo inizio di stagione e proprio per questo grazie per essere stati qui, per essere partiti con noi insieme in questo inizio ufficiale della stagione competitiva 2022 di League of Legends. Iniziate l'LPL, iniziate l'LCK, ma soprattutto stasera fra 45 minuti inizia, ricomincia davvero, finalmente, soprattutto l'LEC. Non so dove siate, cosa state andando a fare, ma non potete perderlo, è uno degli eventi più importanti dell'eSports. E rivedere Perks in Europa, rivedere, vedere questi Vitality, ricordando tra l'altro che c'è Noodles come Head of Analyst dei Vitality, di questi Vitality, fa davvero sperare benissimo, non solo per i Vitality, ma ovviamente per l'Europa. Per No. E tu li hai messi per... secondi, devo e dire. Tu li hai messi secondi, traditore! I Vitality vanno ai Worlds, vincono il Summer, ma lo Spring non lo vincono. Io rimarrò di questa idea fino alla finale. C'è Dragoist che ti incalza con una domanda dalla quale sei sfuggito. No, davvero professionista, arriva. Questo arriva, te lo concedo. Arriva, tranquilli che arriva. La tier list del PG bisogna farla. Arriva. Su altri arriva. Ah, TRC. Okay. Bene, giusto. Non ospitiamo qua questa... No, per questo lo faccio su Atleta e mi dicono, li hai messi quinti, c'è conflitto di interesse, hai ragione. Conflitto di interesse, non si può fare. Best coach della giornata di oggi, no, mettete Mephisto di Vitality, dai, o... Sì, o Mephisto chiamato, no, o Mephisto chiamato, qua non c'è... Non c'è molto altro da dire. Detto ciò, si è fatto veramente tardi. Grazie a tutti per essere stati qui in questa prima puntata Studio League del 2022. Buone LC, buona stagione, buone promotion per chi, cioè promotion, buone placement per chi ancora non le avesse iniziate. Io ancora non le ho iniziate, non so quando le inizierò. Davvero. E buon weekend a tutti, ovviamente. Buone LC, Giulio. Anzi, no, prima di Giulio, Emanuele, grazie per essere stato qui. Giulio, grazie a te per essere stato qui con me e con noi. Ti lascio la parola per la chiusura. Alla prossima. Io ringrazio solo Michele Luciani che come al solito è qui in regia a darci una mano, il buon Spina, Nicolò Masini che ha portato Gabbo, ha aggiustato cose come al solito e l'ha riportato subito al suo dovere. Quindi rinnovo l'appuntamento per domani ore 19 per la Staff on Rumble, non vedo l'ora di sentire di nuovo Revild Castare domenica. Anche io. mentre gli altri game saranno castati poi da Giovannetti, me lo sono scordato, ma è bene ricordarlo. E quindi niente, un appuntamento a domani e poi la settimana prossima inizierà i balli, quelli seri. Quindi grazie a tutti, esatto. Ragazzi, Atleta TV è sempre qua, come avete visto, siamo tornati forti e chiari dopo le vacanze e le festività, pronti per farvi divertire ancora come sempre. Quindi grazie Francesco, grazie Emanuele, rigiro i ringraziamenti, a venerdì prossimo. Ciao ragazzi!